penna ce l'ho già, questo è miracoloso. Allora, buongiorno, riprendiamo questa mattina il convegno Antropologia del PC, un seminario fra etnografia e storia, e riprendiamo con una sessione particolare, una sessione un po' speciale, che ci permette di non isolare le etnografie, le microstorie, le vicende che abbiamo ascoltato ieri e che ascolteremo oggi, dalla storiografia più generale sul Partito Comunista Italiano. Quindi abbiamo voluto inserire questa presentazione all'interno del convegno per far dialogare le etnografie con la storiografia sul PC. E abbiamo scelto il libro di Silvio Pons, che ci permette in qualche modo di dialogare con e di confrontarci anche con l'esperienza italiana della storia del PC, che è una delle punte avanzate del dibattito internazionale sulla storia globale del comunismo. Io mi limito a coordinare, perché ci sono figure più autorevoli e competenti di me per commentare il testo, però mi limito solo a cogliere alcuni spunti di dialogo tra antropologia e storia che ci offre il libro di Silvio Pons, I comunisti italiani e gli altri, visioni e legami internazionali nel mondo del Novecento, pubblicato da Einaudi, segnalando che nella introduzione Silvio Pons ci invita a guardare con particolare attenzione alle memorie. Noi ci occupiamo come antropologi molto di questo campo e l'invito che ci arriva da questo testo è quello di fare attenzione a questo scarto che esiste. Le memorie tendono a dare una rappresentazione di percorsi molto armoniosi, a enfatizzare differenze notevoli e divergenze sostanziali fra la base e i dirigenti, e questo porta in qualche modo a perdere di vista che base e dirigenti condivisero stessi orizzonti ideali e che molto spesso le rappresentazioni ex post di tipo armonioso, lineare, nascondono invece fratture, ripensamenti, conflitti, e questo è un invito molto interessante. L'altra cosa che mi permetto di sottolineare, che riguarda un po' anche lo specifico dell'antropologia italiana, il ruolo di Ernesto De Martino nel PC, è interessante vedere quanto alcuni aspetti che sono emersi ieri siano riconsiderati nella storia globale del comunismo da guardare con un'altra ottica. In modo particolare il libro ci invita a vedere Democrazia Progressiva, Partito Nuovo, non come delle cose eccentriche, non come delle cose eretiche del tutto scollegate da una vicenda più generale, ma come peculiarità che però sono possibili nel quadro di una interdipendenza e che molto spesso sono assai più coerenti con scelte internazionali di quanto il nostro sguardo a volte tende a evidenziarne ed enfatizzarne la specificità locale. Io mi taccio e seguendo l'ordine alfabetico do la parola ad Andrea Borelli. Sì, grazie Antonio agli organizzatori per questo invito. Presento molto volentieri questo libro che diciamo reputo particolarmente importante, come dire, che mette poi a sistema tutta una serie di riflessioni di Silvio Pons che io da suo affezionato lettore diciamo avevo già incrociato negli altri suoi lavori. Ho segnato delle cose che dirò, poi se vedi che vado un po' lungo mi farei un segno. In particolare diciamo vorrei soffermarmi su tre punti, poi gli altri insomma diranno anche altre cose. Quelli che mi hanno colpito maggiormente, ecco, quindi che hanno avuto su di me diciamo, un maggior impatto, quindi la questione in particolare di Togliatti, la figura di Togliatti per come è tratteggiata nel testo, la questione degli anni 60-70 e l'emergere della posizione europeista all'interno del PC, e poi un'ultima riflessione sulla fine dell'esperienza storica del PC all'interno della fine globale del comunismo. Ci dice Pons, insomma, Togliatti definisce il moderato, il realista. Mi ha colpito molto la ricostruzione del suo rapporto con Stalin, che ovviamente è dominante, essendo Togliatti non solo
un importante dirigente, il più importante poi dirigente del Partito Comunista d'Italia e poi del Partito Comunista Italiano, ma in generale del movimento comunista internazionale. E allora c'è di solito nel libro, insomma, citata questa sorta di dicotomia tra realismo e ideologia, che però a mio avviso Ponzi inquadra in una dinamica che io condivido, cioè nell'idea di una divisione trasversale tra radicali e realisti, cioè non di due fazioni contrapposte, severamente divise, che quindi si contrapponevano per il potere o la gestione dell'Unione Sovietica o del comunismo internazionale, ma divisioni molto meno rigide, molto più flessibili, dove appunto il realista poteva essere, diciamo, il radicale in un'occasione successiva e viceversa. È all'interno di questa dinamica che si consuma poi il rapporto tra Togliatti e Stalin, e soprattutto nei termini dell'inizio della Guerra Fredda, dove, diciamo, la mia impressione che deriva dal libro è che sostanzialmente il disimpegno sovietico a un certo punto rispetto alle questioni italiane, che era visto, insomma, l'Italia come un paese nell'orbita del mondo occidentale e quindi degli Stati Uniti, questo sorta di disimpegno diede uno spazio di manovra a Togliatti, che appunto se lo prese tutto, mi verrebbe da dire, all'interno di quella che poi era la sua visione delle vie nazionali. Vie nazionali che, diciamo, giustamente secondo me nel libro si sottolinea, sostanzialmente furono riservate ai comunisti occidentali, perché poi invece le vie nazionali al socialismo dell'Europa centro-orientale tutto sommato furono poi, a partire in particolare dal 48, 47-48, una riproposizione di quello che era il modello di dominio che i bolscevichi avevano già potuto mettere in atto in Unione Sovietica, e quindi delle caratteristiche peculiari ma anche di più lunga durata, condivise con il movimento comunista. È un po', l'ha detto pure Antonio, cioè l'idea di collocare, questo mi sembra un aspetto importante, l'idea di collocare l'esperienza del comunismo italiano all'interno di quella che è la storia globale del comunismo, dandogli evidentemente la sua giusta dimensione. E nel libro ci sono non solo gli aspetti che, evidentemente hanno impattato sulla politica dei comunisti italiani, ma anche il modo in cui i comunisti italiani, con le loro anche specificità, particolarità, hanno contribuito all'elaborazione della politica del movimento comunista. Quindi appunto un rapporto sinergico, mi verrebbe da dire, che a mio avviso ci dà l'opportunità di lasciarci un po' alle spalle quella che era la polemica anche storiografica e politica su il PC eterodiretto piuttosto che il PC specificità nazionale. È evidente, secondo me, dagli studi che sono stati prodotti, tra cui sicuramente anche questo, che c'era un legame molto forte, identitario, politico, ideologico e così via, che poi è stato declinato a seconda delle stagioni politiche all'interno di un determinato contesto nazionale con delle sue caratteristiche specifiche. La questione, diciamo, appunto, che anche mi è sembrata interessante, e poi il secondo aspetto che tocco è poi la questione appunto sull'Europa, cioè del modo in cui all'interno del Partito Comunista Italiano Pons ci mostra anche con una certa difficoltà, con una serie di ostacoli, quindi senza delineare un percorso netto, lineare, facile, ma appunto emerge il punto di vista per cui l'Europa è un soggetto, sarà un soggetto della politica globale, solo a determinate condizioni, ma che appunto è lo scenario dentro cui i comunisti italiani devono giocare la loro partita. È appunto un processo non semplice, diciamo, perché chiaramente metteva in discussione il rapporto con Mosca e più che altro metteva in discussione l'appartenenza ideale, diciamo, del comunismo italiano con l'Europa, col blocco orientale, insomma, no? Con l'Europa centro-orientale, con l'altra Europa, mi verrebbe da dire. E invece cominciava a fare tutta una serie di considerazioni dagli anni 60, io ho segnato alcuni termini tipici che poi ritornano anche dopo, dell'Italia ponte tra est e ovest, tra nord e sud, l'idea che la guerra atomica avrebbe distrutto il mondo e quindi che l'Europa doveva avere un ruolo nel bloccare questo processo, l'idea di un'intesa paneuropea. Questo mi ha colpito, nel senso che poi è una questione, diciamo, che ritroviamo negli anni 80 e poi ci arriverò con Gorbaciov evidentemente, quindi l'idea di un'Europa che poteva essere tutta, che poteva essere se non unita comunque poteva lavorare insieme, e in questo l'Italia, che aveva, secondo la
tradizione comunista italiana poteva giocare un suo ruolo specifico e si inseriva appunto in riflessioni che non erano così condivise poi anche dagli altri comunisti occidentali. Seppure, ripeto, anche qua io sono convinto, c'è il tentativo, secondo me ben riuscito nel testo, di collocare comunque questa esperienza in relazione agli altri comunismi, diciamo, alle altre espressioni del comunismo in Europa e nel mondo, e quindi senza fare apparire, come diceva Antonio, questa esperienza come eretica, così, no? un po' particolare, che poi tutte le esperienze storiche sono particolari di per sé, mi verrebbe da dire, però appunto innescandola all'interno di una storia più globale. Su questo, diciamo, due parole su Berlinguer, che ovviamente è una figura approfondita nel testo. Nel 73 Berlinguer, l'Europa né antisovietica né antiamericana, va da Brezhnev e gli parla del superamento dei blocchi, quando invece, diciamo, la distensione per i sovietici rientrava all'interno di una logica di riconoscimento reciproco dei blocchi. Quindi, come dire, non doveva essere neanche facile poi sostenere certe considerazioni di fronte alla dirigenza moscovita. Rimaneva poi, questo è un altro punto interessante, rimaneva poi la fiducia nelle potenzialità inespresse del socialismo reale, quindi la possibilità che venisse riformato dall'alto. E quindi queste sono tutte cose che io penso poi si ritrovano negli anni Ottanta, quindi di questo processo che mi pare venga delineato dagli anni 60, poi si sviluppa per gli anni 70 e poi negli anni 80 assumono gradualmente una certa centralità con l'arrivo di Gorbaciov sulla scena. Due cose ancora. La questione appunto da metà degli anni 70, poi torno su Gorbaciov, del PC e l'Europa e quindi del ruolo dell'Europa. Un europeismo, Ponzo lo definisce realista e visionario allo stesso tempo, e il riconoscimento del valore dell'integrazione europea, non tanto dell'integrazione europea, o meglio non solo dell'integrazione europea occidentale, ma più in generale della necessità e della possibilità di un'integrazione appunto paneuropea. Questo mi pare sia poi, lo dice anche nelle ultime pagine Silvio, un'eredità che la sinistra postcomunista in Italia ha appunto fatto sua e che spesso, a mio avviso, quantomeno nelle cronache giornalistiche, viene sottovalutata e invece qui viene messa giustamente in risalto. Cioè, la questione per cui non c'è stato poi un salto negli anni 90, come spesso anche è stato scritto, da una chiesa all'altra, no? Per cui i comunisti prima erano fedeli a Mosca, poi a un certo punto sono diventati fedeli a Bruxelles, ai suoi diktat, ma una ricostruzione per cui invece è un processo culturale interno al Partito Comunista Italiano per cui l'Europa assume un suo significato già dagli anni 60 agli anni 70 e poi chiaramente cambia anche in relazione a quello che il contesto politico che i comunisti si trovano di fronte. Contesto politico che viene cambiato e arriva alle ultime cose ovviamente dall'arrivo poi di Gorbaciov in Unione Sovietica. Per cui anche qui c'è una particolarità nel libro di Ponzo, a mio avviso, su cose che di solito invece vengono sottovalutate, cioè di come l'apertura, no? Mi è parso di capire, poi Silvio se non mi correggerai, l'apertura verso Gorbaciov non fosse stata immediata, diciamo, con quell'entusiasmo che poi si sarebbe invece dimostrato soprattutto dal 1988 in poi, ma che inizialmente, diciamo, c'era una qualcerta cautela per cercare di comprendere quanto poi questo rinnovamento fosse in effetti profondo e fosse in effetti sentito dalla dirigenza sovietica. E quindi pure questa periodizzazione, cioè di una vicinanza ovviamente fin dall'inizio al progetto gorbaciovano di riforma e così via, ma soltanto dall'88 in poi, quando poi sostanzialmente cominciano anche le riforme politiche, no? In Unione Sovietica, una vicinanza ancora più stretta, in particolare, ci dice Silvio, con la segreteria di Occhetto. Del resto, diciamo, lì a quel punto le similitudini con Gorbaciov erano numerose, c'era la questione paneuropea che Gorbaciov poneva, l'idea di un fronte riformatore che avrebbe potuto lavorare insieme tra est e ovest, l'idea di un'unica Europa, di un unico popolo europeo, è una sorta anche di eurocentrismo, mi verrebbe da dire, che aveva Gorbaciov e che probabilmente aveva quindi anche il Partito Comunista Italiano, cioè l'idea per cui era tramontato ormai quell'alternativa della globalizzazione rossa o di quelle globalizzazioni rosse che ormai avevano fallito nel loro compito storico di competere col mondo occidentale. Era anche il tramonto dell'idea di terzo mondo come chiave per modificare i rapporti globali. Ci si avvicinava alla fine della Guerra Fredda e quindi alla divisione dell'Europa che andava finendo e perciò l'Europa nuovamente nella sua centralità poteva assumere il peso degli sviluppi storici successivi. E poi ovviamente c'è l'89,
c'è l'89, e quindi, come dire, è una dinamica anche progettuale che viene messa in evidenza, paneuropea e così via, viene spazzata via dalla fine dei regimi comunisti, dall'impossibilità storica di rinnovarli all'interno di un quadro democratico di tipo comunque socialista, come era quello auspicato da Gorbaciov. E quindi la scelta poi di sciogliere il PC, che io l'ho segnato, Pons definisce una scelta di Occhetto, una forzatura coraggiosa, quindi definisce sia una forzatura sia coraggiosa. Il percorso che viene disegnato degli ultimi anni del PC, in particolare nell'epilogo, quindi proprio nell'ultimo capitolo del libro, a mio avviso ci dà l'idea di come l'89 abbia impattato rispetto ai destini di quella comunità politica, e questo secondo me ci segnala il fatto che la fine, diciamo, o comunque quella fine del Partito Comunista e del Movimento Comunista non fosse scontata. È evidentemente stato poi un prodotto storico, dello sviluppo storico anche irruento per come è avvenuto nell'89-90, quindi di un epilogo non già scritto, e su questo appunto il libro ci dà, a mio avviso, una dimensione dei dibattiti di quegli anni interni al comunismo italiano in relazione all'estero, molto importanti, dibattiti che poi sono stati evidentemente scavalcati dagli sviluppi dell'89, ma che appunto ci danno l'idea di una fine non scontata, di un epilogo non scritto, e quindi, diciamo, queste mi sembrano le cose che più importanti. Mi pare di essere stato nei tempi, poi se in caso facciamo un altro giro, e vi ringrazio. Grazie Andrea per l'efficacia e per la puntualità. La parola a Umberto Gentiloni. Grazie. Sì, anch'io ringrazio dell'invito e, diciamo così, anche del dialogo, come veniva detto in apertura, tra storia e antropologia, che è uno dei temi appunto di queste giornate di riflessione e di ragionamento. Allora, il libro di Silvio è davvero un bel libro, importante, a partire da una interessante e stimolante costruzione metodologica, I comunisti italiani e gli altri. In realtà questi due termini, diciamo così, sono in continua tensione tra loro nelle pagine del libro. Talvolta perdiamo anche di vista se si sta parlando, diciamo, del soggetto, quindi dei comunisti italiani, o del movimento degli altri in relazione al soggetto. Quindi da questo punto di vista, diciamo che c'è una definizione di entrambi questi termini, a partire dal titolo, che è una definizione complessa, mutevole. In fondo io la leggo, ma poi Silvio ci dirà, io la leggo in continuità, almeno in parte, con i lavori di Silvio precedenti, su una tensione, una sfida importante e significativa, che è quella di storicizzare il PC, cioè di storicizzare il PC nella storia del Novecento. E da questo punto di vista la scelta questa volta di un dialogo continuo e anche sporadico, a seconda degli interlocutori nei quali, a cominciare appunto dal 17 per venire a tempi a noi più vicini, il soggetto PC si inserisce in una rete di relazioni che a sua volta contribuisce a costruire. Questa è la cosa per me anche più nuova, più interessante. Diciamo che la dimensione globale del comunismo dovrebbe essere un dato di partenza per una discussione seria, no? La dimensione globale del comunismo e quindi il ruolo del PC in uno spazio internazionale, che è quello del movimento comunista internazionale, ma è anche quello, diciamo, delle tensioni continue alle quali il soggetto, cioè la storia dei comunisti italiani, si relaziona con una rete appunto di spazi, di tensioni, di interlocutori, di problemi che sono parte della storia del Novecento. Ecco, da questo punto di vista io lo vedo in continuità con i lavori, diciamo, con il percorso e il profilo degli studi di Silvio Pons. Poi alla fine invece mi piacerebbe, e proverò a dirlo, anche sottolineare alcune cose che trovo diverse, tra virgolette, che, sulle quali trovo un'analisi, un'interpretazione, un giudizio anche, diciamo, qualitativamente fondato su altre riflessioni ed altri passaggi. Ora, in questo
in questa storicizzazione del PC, e cioè nel tentativo di metterlo pienamente, fino in fondo, nella storia del movimento comunista internazionale e quindi nelle vicende del Novecento, ha un peso rilevante, io credo, l'impostazione iniziale, vale a dire i temi legati all'internazionalismo, no? Il ruolo che Wilson ha nella definizione degli equilibri dopo la Prima Guerra Mondiale, in particolare, ecco, il fascino del wilsonismo, così come l'autore lo definisce, e il rapporto che si costruisce tra il pensiero di Gramsci, vale a dire la dimensione internazionale, ovviamente riassumo brutalizzando, la dimensione internazionale della politica come progetto globale, scrive Pons nell'introduzione, lo riprende in un altro passaggio, demiurgico, no? Attraverso la politica, la costruzione di uno spazio e di un percorso che possa valorizzare pienamente l'internazionalismo come asse di riferimento. In questo il pensiero di Gramsci è centrale e, oltre, diciamo, alle premesse gramsciane di riferimento, si costruisce uno spazio per il processo ed il percorso dei comunisti italiani che li fa diventare, anche al di là delle intenzioni dei protagonisti, mi verrebbe da dire, un laboratorio in quanto, diciamo, antifascisti delle origini. Quindi l'antifascismo come cifra per costruire un modello di riferimento anche per gli altri nel quadro di un pensiero internazionale, quindi di uno spazio che di per sé si definisce su scala globale. Ed è un elemento importante, qui ho ritrovato alcune cose di Silvio e di altri che avevo letto ormai anni, per non dire decenni fa, vale a dire il ruolo dell'antifascismo come elemento distintivo per una generazione di comunisti italiani, ma al tempo stesso come capacità di portare dentro un contesto internazionale una cifra da spendere, da socializzare, da far vedere, essere riconosciuti in quanto antifascisti e al tempo stesso fare dell'antifascismo uno spazio della dimensione globale. Qui ovviamente il discorso ci porterebbe a parlare degli anni 30, del rapporto con Roosevelt, di che cosa significa la risposta alla crisi del 29, temi che in altri contesti abbiamo discusso ed affrontato, ma che tengono insieme, io credo, una dimensione della politica intesa come spazio internazionale e un percorso dei comunisti italiani che nasce come opposizione al fascismo e che incontra uno spazio e un tempo più ampio, che è quello appunto della costruzione di un'alleanza antifascista che poi avrà nella Seconda Guerra Mondiale il suo banco di prova più difficile. Quindi mi convince ancora e molto, cito, il laboratorio antifascista come spazio di costruzione per il comunismo italiano in una dimensione internazionale piena. In questo quadro mi sembra che, ecco, la tensione che Pons segue con maggiore puntualità, anche seguendo le cronologie diverse che compongono il volume, è proprio quella tra nazionale ed internazionale, quindi i cambiamenti di spazio e di tempo che riguardano il tema della sovranità e di come si costruisce una sovranità a partire da un'identità che è quella appunto del comunismo italiano. E in una certa misura il problema, se così si può dire, di nazionalizzare il PC, cioè di dargli, a partire da quella dimensione cui facevo riferimento, un proprio ruolo e una propria funzione dentro uno spazio nazionale, sia, ecco, il tema principale del Partito Nuovo e delle pagine che sono dedicate appunto alla costruzione della Repubblica, alla scrittura della Costituzione, alle dinamiche che mettono in relazione, io lo proverei a ragionare in questo modo, un'ipotesi, diciamo così, di esaltazione della peculiarità nazionale del PC anche in relazione
alla necessità di prendere le distanze dagli altri, però al tempo stesso quanto questa nazionalizzazione del PC abbia consapevolmente o inconsapevolmente annebbiato o annacquato una dimensione internazionale come spazio identitario, cosa che invece nella fase precedente era più semplice, era più facilmente riconducibile alle ispirazioni di Wilson e poi alla costruzione dell'alleanza antifascista a livello internazionale. Ecco, la sfida sulla nazione, questo mi sembra anche un elemento, un tema molto presente nelle riflessioni di Pons, no? Come sia possibile definire un percorso del comunismo italiano nazionalizzato in un quadro nel quale i processi globali, in particolare nella seconda metà del Novecento, sono non soltanto per gli storici ma anche per la realtà dei processi politici un elemento costitutivo, e se questa nazionalizzazione del PC, qui ho trovato delle pagine anche di interpretazione molto stimolanti, se questa interpretazione del PC non sia, se questa nazionalizzazione del PC non sia diventata consapevolmente o inconsapevolmente, forse dagli anni 70 del Novecento in modo più evidente, anche una dimensione di rottura con un impianto cosmopolita, cioè che ci sia una tensione che alla fine favorisca, ecco, un impianto difensivo piuttosto che una capacità espansiva, soprattutto se, come mi sembra l'autore sottolinei più volte, il rapporto appunto tra i termini, tra il nazionale e l'internazionale, fa sì che i termini stessi cambino significato e valore nel corso del tempo. Poi volevo toccare due punti, se ho ancora, faccio velocemente, che sono, ecco, riflessioni a partire, diciamo, dalle ultime due capitoli, quindi dalla parte conclusiva del volume, e che non mi hanno portato poi a riflettere e ragionare anche su letture ormai lontane. Il primo riguarda, è stato già detto, Gorbaciov, no? L'esperienza degli anni Ottanta, c'è un fulminante passaggio di Boff a un certo punto che dice, ma tra virgolette lo riprende Silvio, di Giuseppe Boffa, appuntavamo su di lui qualche speranza piuttosto che certezze. Ecco, su quella appuntavamo, cioè che cosa effettivamente, rileggendolo oggi, penso anche ad altre due riflessioni precedenti, mi sembra da queste pagine, ma sono curioso poi di sentirti ovviamente, che l'elemento, diciamo, quelle speranze sulla stagione di Gorbaciov abbiano reso più difficile una riflessione sull'Europa nel suo complesso, o spostato più avanti una riflessione sull'Europa, messo in secondo piano alcuni dei termini che tu recuperi e li fai diventare centrali, i processi di decolonizzazione, il peso dell'89, il ridimensionamento della distensione internazionale anche rispetto ad una storiografia che invece aveva esaltato di più le vicende degli anni 60. Ecco, da questo punto di vista la stagione di Gorbaciov con la fine della guerra fredda nella prospettiva internazionale dei comunisti italiani diventa anche, mi sembra, dal tuo punto di vista, un elemento, diciamo così, che frena una discussione paradossalmente, che frena una discussione sull'Europa e sulla sua identità come spazio nel quale rilanciare la forza e la politica del PC. E poi da ultimo, le pagine che dedichi all'ultima battaglia di Berlinguer. Qui sono molto curioso, perché invece in altre tue riflessioni mi sembravi meno, diciamo così, meno attento, forse anche meno valorizzante rispetto all'ultimo Berlinguer, che in queste pagine invece emerge come, dal punto di vista, diciamo, della pedagogia, quindi della capacità di costruire alcuni percorsi di identità e di militanza, ma anche e soprattutto direi da alcuni temi che caratterizzano gli equilibri internazionali, lo sguardo sul mondo, la sostenibilità, adesso non riprendo tutte le riflessioni che fai sulla carta
nella stagione conclusiva di Berlinguer, mi sembra che ci sia, ecco, una valorizzazione piena anche dello spazio di quella stagione nel percorso dei comunisti italiani, soprattutto perché si inserisce o si inserirebbe nella ricerca di una coerenza possibile ancora una volta tra le trasformazioni del contesto internazionale e il percorso della storia del PC tra la fine degli anni 70 e quel primo scorcio di anni 80 del Novecento. Grazie. Grazie. Sì, grazie, c'è già molta carne al fuoco. Lascio subito la parola ad Elena Papadia. Allora, eccomi qua, grazie mille. Allora, sì, io pure comincerei mettendo a tema, diciamo... Ah, mi devo avvicinare. Comincerei, dico, mettendo a tema la scelta di fondo che ci propone il volume, e cioè la scelta dell'internazionalismo come lente storiografica, che non è scontata, diciamo, no? Cioè, in questa ricerca il legame dei comunisti italiani con gli altri non è più un corollario della loro storia, come spesso è stato considerato dalla storiografia, una storiografia più attenta forse a valutare il ruolo del Partito Comunista Italiano all'interno del sistema politico italiano e meno, appunto, invece ai suoi legami con gli altri. Ecco, questo invece è il punto centrale della ricostruzione, cioè si prende sul serio un fatto importante, e cioè il fatto che i comunisti facevano parte, con la precisa consapevolezza di farne parte, di un movimento che era costituzionalmente, diciamo geneticamente, globale. E la stessa cosa ha fatto peraltro recentemente Patrizia Dogliani in un suo libro, nel libro che ha pubblicato insieme a Luca Gorgolini, che si chiama Un partito di giovani, dove si mostra l'importanza del ruolo giocato dai giovani socialisti italiani, dalla federazione del giovanile socialista, che come è noto poi è passata in massa, diciamo, al Partito Comunista d'Italia, dicevo il ruolo giocato dai giovani socialisti italiani nel ricostruire l'insieme di relazioni internazionali che la guerra e il ripiegamento patriottico, diciamo, dei partiti socialisti europei di fronte alla guerra aveva spezzato. Ecco, i giovani socialisti italiani, in virtù della scelta pacifista del partito, svolgono un ruolo fondamentale invece nel tentare appunto di ricostruire, di mettere su, di tenere insieme questa relazione, questa rete di relazioni internazionali. Per cui mi sembra che si possa dire, e mi sembra che la storia di lungo periodo, che poi Silvio Ponzer racconta in questo libro, confermi, che l'internazionalismo è sì un tratto costitutivo, appunto genetico, del comunismo, ma forse lo è ancora di più del comunismo italiano, appunto in virtù di questo lontano atto di nascita, in virtù della scelta pacifista del Partito Socialista Italiano di fronte alla Prima Guerra Mondiale. Ora però, detto questo, mi sembra che sia utile fare chiarezza su che cosa si intenda per internazionalismo, perché a me sembra che a seconda delle fasi si possano intendere delle cose non del tutto alternative, però di fatto diverse. Cioè, da un lato si intende, in alcuni momenti, l'internazionalismo è inteso nel senso di una relazione binaria, tra i comunisti italiani e l'Unione Sovietica, il loro principale referente internazionale. Ma c'è un secondo polo, diciamo, no? Che sono invece non questa relazione binaria, ma anzi i legami, al plurale, dei comunisti italiani con gli altri soggetti che popolano il campo comunista. Allora, in questo caso, non si tratta, dicevo, di una relazione uno a uno, ma si tratta di una rete di relazioni più ramificata. In realtà poi forse l'immagine dei poli che ho utilizzato non va molto bene, perché appunto non sono due declinazioni che si escludono a vicenda. E in particolare io direi che la prima, cioè quella del rapporto con l'Unione Sovietica, è più forte se non altro perché mi sembra che rimanga e persista anche quando è attiva la seconda. Tant'è vero che quando sotto la guida di Berlinguer si tenta la reinvenzione dell'internazionalismo al di fuori della logica dei blocchi, il tentativo sostanzialmente fallisce. Quindi l'Unione Sovietica in ogni caso fa da filtro,
non nel senso che i rapporti tra i comunisti italiani e gli altri siano mediati, perché non lo sono, possono e sono in molti casi dei rapporti diretti, ma nel senso che la ragione di Stato sovietica non viene mai contraddetta, e appunto quando in realtà viene contraddetta il progetto fallisce. Le due fasi in cui il secondo polo che ho descritto, il rapporto tra i comunisti italiani e gli altri in una rete di relazioni globali e non in un rapporto binario, è più forte, mi sembra che siano due. La prima fase del Comintern, cioè quella precedente la svolta del 27-28, in cui si mantiene un carattere, diciamo così, polifonico e cosmopolita, prima della svolta, diciamo, della stalinizzazione, e la fase degli anni 60-70, cioè la fase della distensione, della decolonizzazione, che rompendo, diciamo, lo schema binario della guerra fredda libera protagonisti e dinamiche diverse, e poi dell'eurocomunismo degli anni 70. Quindi la fase iniziale è la fase 60-70. Forse per risparmiare tempo io mi vorrei soffermare un momento su questa seconda, perché la prima è in realtà una fase breve, si chiude in un giro breve di anni, appunto tra 26 e 27 sostanzialmente, diciamo, la sovietizzazione e la stalinizzazione del Comintern è un dato di fatto. Togliatti segue perché non può, diciamo, di fatto non ci sono molte alternative, qui giustamente si sottolinea, è l'unico leader di un partito comunista occidentale a non essere stato nominato direttamente da Mosca, e sta di fatto che i margini di azione sono molto compressi. E invece, dicevo, anni 60 e 70, e qui veramente sembra che i comunisti italiani agiscano un pochino da protagonisti sulla scena internazionale, in questi nuovi scenari appunto più mossi, più aperti, che sono quelli che si aprono con la distensione e con la decolonizzazione, che allentano la logica della guerra fredda. Policentrismo lo chiama Togliatti, emerge anche la Cina. È un policentrismo che sembra indicare non solo che con la decolonizzazione gli interlocutori, almeno potenziali, si sono moltiplicati, ma anche forse che il rapporto tra il centro, Unione Sovietica, e la periferia, i singoli partiti comunisti del mondo occidentale, quel rapporto può forse essere rideclinato e rivisto. E in questa fase mi sembra poi ci sia, cioè, un anno simbolo, 1964. 1964 mi sono segnata qui che ci abbiamo Togliatti a Belgrado incontra Tito, Ingrao sta a Cuba, Longo sta ad Algeri, Renato Sandri sta a Santiago del Cile. Insomma, qui veramente si ha la percezione, no, di una presenza diffusa e anche di un'iniziativa in prima persona. Quello che mi ha interessato a questo proposito, delle considerazioni che fa l'autore del volume, che io devo dire non avevo mai pensato in questi termini, è che anche la politica estera italiana è influenzata da questo attivismo del PC. Naturalmente lì poi si muove anche il neoatlantismo fanfaniano, insomma si muovono anche altre cose, ma soprattutto nei contatti con i paesi arabi in Africa del Nord e Medio Oriente, diciamo, il ruolo del PC nell'indirizzare anche direttamente la politica estera del paese mi sembra che emerga, mi sembra che sia una considerazione interessante. E poi sempre all'interno di questi vent'anni, poi l'eurocomunismo e in generale tutta la fase di Berlinguer è il momento in cui la ricerca togliattiana dell'autonomia diventa e si converte in una vera e propria presa di distanza, e allora l'internazionalismo diventa europeismo, no? Un termine si risolve o tenta di risolversi nell'altro, al punto che l'europeismo, nell'ultima pagina del libro, viene indicato come il lascito più importante dei comunisti e finisce per sostituirsi integralmente all'internazionalismo comunista. Va bene, detto questo, io rapidamente su tre punti volevo invece anche eventualmente trovare un dialogo con l'autore. Il primo, a me sembra che emerga in questo libro, che appunto disegna un quadro politico
politico e geopolitico a tratti molto rigidamente determinato, emerga però anche il ruolo delle singole personalità, delle scelte personali, diciamo, ecco, del libero arbitrio anche della politica. E questo è vero anche nella fase togliattiana, cioè è vero anche nel momento in cui i legami sono invece più rigidi, cioè la scelta togliattiana di rimanere fedele ad alcune suoi scelte di fondo, che sono quella fondamentalmente del Partito Nuovo, del partito di massa, e di sottrarsi, diciamo, di sostituire l'idea della mobilitazione di massa, per esempio nella forma della lotta per la pace, all'attività cospirativa del Cominform, è un, diciamo, un percorso difficile di autonomia in cui la sua personalità politica, diciamo, ha un ruolo rilevante. Cioè la storia sarebbe potuta andare diversamente da come è andata. Questo in un quadro di fedeltà a Stalin che è assoluta e è addirittura post mortem, cioè morto Stalin, diciamo, la sensazione è che si diventi più realisti del re. La posizione, per esempio, di fronte all'Ungheria mi sembra che lo dimostri, cioè è Togliatti, come dice Pons, a marcare drasticamente i limiti della destalinizzazione, a tenere fermo il confine. Il secondo punto che mi sembra che emerga è quella della scarsa comprensione verso il grande protagonista del campo avversario. Anche gli avversari sono gli altri. E in questo caso, appunto, una grave incomprensione nei confronti degli Stati Uniti e del ruolo del capitalismo americano. Nessuna delle riflessioni di Gramsci in questo caso mi sembra che venga recepita, né Gramsci vivo né Gramsci morto. E soprattutto a cavallo tra gli anni 50 e 60 mi sembra, appunto, che ci sia proprio una difficoltà a comprendere la natura reale delle trasformazioni indotte dall'americanizzazione e dalla nascita della società dei consumi, e quindi fondamentalmente una grande difficoltà a capire la natura vera dell'egemonia americana, che via via è sempre meno comprensibile attraverso le categorie catastrofiste, diciamo, elaborate in età staliniana, e che invece non vengono di fatto mai abbandonate. Sono quasi finito? Quasi finito, due minuti. Peraltro è vero un po' anche il contrario, cioè neanche gli americani fanno fatica a comprendere la vera natura sono alla luce della teoria della modernizzazione, sono, diciamo così, costernati dal fatto che il Partito Comunista Italiano continui a esistere non solo, ma a sopravvivere, a prosperare anche in un'età dell'abbondanza, diciamo. Quindi c'è una reciproca incomprensione. L'ultimo punto, che appunto accenno soltanto, diciamo, questa presenza che a me sembra veramente labile di questi comunisti occidentali, no? Che dovrebbero essere, che sono un polo di questo discorso, che però poi se andiamo a misurare è appunto davvero una presenza labile, intermittente. I comunisti occidentali alla fine sono i comunisti italiani che fanno politica, a me sembra, e anche l'eurocomunismo. Insomma, l'eurocomunismo mostra dei limiti molto profondi, non solo in termini di coerenza interna, per cui per esempio rispetto alla scelta europeista si hanno posizioni molto molto diverse che dividono il campo, eccetera. Ma poi c'è anche il grande equivoco che non tutti i sostenitori dell'eurocomunismo sono in realtà dei comunisti riformatori. E quindi poi quando i comunisti italiani si mettono in una posizione riformatrice rimangono del tutto isolati, perché i francesi sono reinserrati nel loro settarismo, perché gli spagnoli fino al 75 non se ne parla. Chi sono, con chi si costruisce questa alternativa? E lo si vede quando c'è l'invasione da parte dell'Unione Sovietica dell'Afghanistan, che c'è un quadro di totale isolamento, a me sembra, del Partito Comunista Italiano. Per cui, insomma, questi comunisti italiani si confermano una creatura strana che appunto non solo sfugge
alla comprensione degli americani, sfugge forse un po' alla comprensione anche degli altri comunisti europei e perfino a quella dei sovietici, no? Qui nelle ultime pagine lo sbalordimento non del solo Gorbaciov di fronte all'intensità del cordoglio in occasione della morte di Berlinguer sono forse ancora una volta un segno di questa capacità di comprendere bene che cosa era stato il comunismo italiano nella storia del Novecento. Io mi sono allontanata, ma tanto avevo finito. Allora, grazie. Le questioni sono davvero tante e io do subito la parola all'autore per una replica alle vostre importanti questioni. Grazie, grazie molto. Veramente queste discussioni sono molto importanti per, credo, per chiunque scriva un libro e sente il bisogno, come si sente il bisogno dopo averlo scritto, di confrontarsi con le opinioni degli altri, di capire meglio, diciamo, che cosa si è riusciti a comunicare e anche quali sono i problemi e i nodi irrisolti, naturalmente, che si lasciano irrisolti. Io cerco di essere breve, non sono sicuro che risponderò a tutti, perché ovviamente i temi sollevati sono tanti e dall'altra parte l'arco cronologico e i nessi di problemi che il libro affronta, ma non è detto che risolva, appunto, sono molto ampi. Partirei dalla questione, diciamo, sono molto d'accordo con Umberto quando parla di storicizzazione del comunismo e non solo del comunismo italiano. È uno dei problemi storiografici e intellettuali, direi, in una certa misura anche politici per le loro implicazioni, che sono esistiti fin dalla Guerra Fredda, per un intero decennio, direi, seguissimo il filo rosso dei dibattiti che ci sono stati, penso al libro di Furet, per esempio, no? Per un intero decennio il modo come è stato letto il comunismo ha fatto molto il paio con un'idea, diciamo, di vittoria occidentale nella Guerra Fredda e di globalizzazione come occidentalizzazione. C'è stato molto questo, naturalmente non c'era soltanto questo, però e qui il nodo lo definirei in questo modo, cioè l'idea che il comunismo fosse stata un'anomalia nella storia del Novecento rispetto ad una norma che implicitamente o anche esplicitamente, diciamo, dettata dalla storia del liberalismo occidentale, insomma, dell'esperienza occidentale. A me pare che l'incontro tra la storia del comunismo e la storia globale e le rispettive storiografie, in un contesto più generale di rinnovamento intellettuale nel nuovo secolo, abbia fondamentalmente messo in discussione radicale questa categoria dell'anomalia, che però è stata usata moltissimo anche per il comunismo italiano, no? Non c'è nessuna anomalia, diciamo la storia di una globalizzazione. Qualcuno dice di una globalizzazione alternativa, io non sono molto convinto di questo, cioè l'autorappresentazione del comunismo globale era molto questo. In realtà poi il comunismo si sfalda in mille rivoli già dagli anni, dal momento del conflitto tra l'Unione Sovietica e la Cina, è un movimento globale che contribuisce molto alle globalizzazioni del XX secolo, ma poi si frantuma anche a seguito di questi processi. Quindi è un modo per studiare la storia dell'ultimo secolo, è un osservatorio, è un prisma attraverso il quale leggere determinate questioni della storia. E d'altra parte un approccio di storia globale ci consente di capire meglio la storia del comunismo. In questo senso il libro la storia del comunismo italiano è un caso di studio, ma del comunismo globale certamente, ma attraverso questa visione, questa perlomeno è l'intenzione, appunto i risultati si possono discutere,
si possono rileggere e interconnettere, appunto, quindi storicizzare, diciamo, tutta una serie di questioni che riguardano la storia del Novecento e che, nelle quali il comunismo italiano ha avuto una sua voce, una sua presenza, qualche volta anche una sua influenza importante. E in questo senso anche il rapporto tra internazionale e nazionale, naturalmente declinato attraverso l'esperienza dei comunisti. Diciamo, la storia del Novecento è molto una storia di intersezioni, o addirittura di annullamento dei confini tra la dimensione internazionale e quella nazionale, no? Fino ad arrivare a quello che noi chiamiamo globalizzazione, che è un fenomeno complesso nel quale l'esperienza internazionalista del XX secolo sembra quasi paradossalmente essersi esaurita. L'internazionalismo come progetto politico, l'internazionalismo come progetto di trasformativo, non semplicemente idea di governo del mondo. Quando abbiamo cominciato a usare la parola governance, la storia dell'internazionalismo era finita, no? Vuol dire che stava tramontando. Il comunismo italiano è stato un protagonista molto, molto interessante di quella storia, che non sappiamo se sia veramente finita oppure no, ma certamente un'eclisse c'è stata nel nuovo secolo. E in questo senso l'internazionalismo non è stato soltanto una strategia, addirittura appunto un legame binario con l'Unione Sovietica, è stato molto di più, è stato, come dicevo, un progetto politico, è stata una cultura politica, è stata un'identità per molti aspetti, no? E questo spiega molto, diciamo, anche nei suoi cambiamenti e nella sua mutevolezza, la storia, ed è stata una primogenitura, diciamo. Il libro è costruito molto su questo, forse c'è una sottolineatura che non è detto che piaccia a tutti, però diciamo la dimensione internazionalista, fin dalla rottura generazionale della fine della prima guerra mondiale, i giovani che diventano internazionalisti, già lo erano quelli che appartenevano al movimento socialista, ma scoprono la dimensione politica dell'internazionalismo attraverso la rivoluzione del 17, naturalmente, ma anche attraverso più in generale tutti i processi che avvengono a seguito della prima guerra mondiale, molto più coinvolgente, mobilitante, no, di quanto poteva essere stato nell'epoca precedente. Questo, diciamo, è una prima questione. Naturalmente, nel caso del comunismo italiano, il tema del rapporto poi tra l'internazionalismo e la nazione diventa un tema fondamentale, ma anche qui è un tema del Novecento ed è un tema non soltanto ovviamente di storia del comunismo. L'esperienza del comunismo ha la specificità, diciamo, di recuperare la questione della nazione soltanto in una fase post-rivoluzionaria, dopo il fallimento della rivoluzione immaginata dai bolscevichi e il fallimento del partito mondiale della rivoluzione rappresentato dal Comintern, no? E quindi è la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è la grande svolta del comunismo globale, perché il comunismo globale, certo, perché l'Unione Sovietica vince la Seconda Guerra Mondiale, diventa una superpotenza, cioè la dimensione del nesso con la potenza sovietica come potenza socialista ovviamente non deve essere perduta in questa storia globale, perché altrimenti noi perdiamo un elemento anche della progettualità politica mondiale. Però non è soltanto questo, che la Seconda Guerra Mondiale il comunismo acquisisce delle basi di massa che non nel mondo che non aveva acquisito dopo la rivoluzione del 17. E qui, ecco, la vicenda del comunismo italiano diventa veramente molto importante. Quella
tendenza dei comunisti italiani, dei gruppi dirigenti comunisti che avevano una forte dimensione intellettuale, e questa è una delle peculiarità anche di lungo periodo, no, del comunismo italiano, la tendenza a farsi un po' coscienza critica nella misura in cui era possibile farlo, naturalmente sotto lo stalinismo molto poco, diventa invece l'influenza di un progetto politico. In questo senso potremmo forse persino dire che la famosa svolta di Salerno, su cui sono scritti fiumi d'inchiostro, fosse anche o forse addirittura prima di tutto un progetto internazionalista. Non è soltanto un episodio della storia d'Italia, no? Certo, è un episodio fondamentale, poi ognuno dà i giudizi, ma anche i giudizi più negativi comunque riconoscono, diciamo, alla svolta di Salerno un ruolo, no? È un progetto internazionalista nella misura in cui è l'inizio di una storia di successo, in questo caso di successo, in altri casi molto meno, un rapporto tra la dimensione internazionalista del comunismo e una nazionalizzazione, quindi, diciamo, un radicamento di massa e un'appropriazione di identità nazionale che è progettata anche da Stalin, non è soltanto Togliatti. Togliatti è il leader, come devo dire, più intelligente e capace, perlomeno in Europa. Questa dimensione tra l'internazionalismo e la nazione, tra l'altro, appunto, è una storia di successo. Qui c'è una specificità italiana, è una storia di successo in Italia, in parte in Francia, ma è la storia di un fallimento in Europa, poi fondamentalmente, mentre invece è una storia di successo in Asia, e la rivoluzione cinese cambia le carte in tavola. È stato detto, quindi, diciamo, da qui nasce un'influenza del Partito Comunista Italiano in Italia, un'influenza di massa, ma il progetto del partito di massa è un progetto che Togliatti difende prima implicitamente e poi dopo la morte di Stalin esplicitamente come un progetto più generale, per, diciamo, una strategia presentata al movimento comunista nel suo complesso. Mi rendo conto che sto già prendendo troppo tempo. Da questo punto di vista, naturalmente, esiste una tensione, qualcuno di voi lo diceva prima, tra il cosmopolitismo delle origini e l'identità nazionale, che rimarrà nella storia del comunismo italiano, ma questa tensione non può essere semplicemente letta nella chiave del rapporto con l'Unione Sovietica, per quanto questo rapporto fosse un legame di ferro, fosse un rapporto organico, no? Appunto, va letta nella dimensione che ho provato a dire. Vado veramente rapido sugli altri punti. La questione della decolonizzazione, nel libro io ho cercato di... ci sono degli studi recenti e certamente una storiografia in grande espansione negli ultimi anni, anche qui non soltanto in relazione alla storia del comunismo, ho cercato semplicemente di recuperare l'importanza del tema della decolonizzazione nella storia del comunismo italiano e anche nella storia italiana, che qualche volta viene messa un po' in ombra invece, almeno nelle narrazioni che noi abbiamo. Perché è così importante? Perché rompe lo schema binario della guerra fredda, perché i comunisti italiani sono molto presenti su alcuni scenari fondamentali della decolonizzazione, innanzitutto nel Mediterraneo, lo sono molto di più dei comunisti francesi, per varie ragioni, che sono abbastanza ovvie e chiare, soprattutto in rapporto alla guerra d'Algeria. E questa iniziativa, questa costruzione di reti, di nessi verso quella dimensione è molto importante per l'identità stessa del comunismo italiano, perché tende, nell'intenzione di coloro che la concepiscono, e fondamentalmente Togliatti, tende a che cosa?
a costruire dei legami che vadano oltre i confini del movimento comunista inteso in senso stretto. Togliatti lo dice esplicitamente, il suo incontro con Tito si basa su questo fondamentalmente, no? Cioè l'idea che il socialismo del mondo è qualcosa di più grande, può essere qualcosa di più grande del cosiddetto campo socialista. Questa è un'idea che poi viene, diciamo, naturalmente viene meno a causa della rottura tra l'Unione Sovietica e la Cina, cioè la decolonizzazione in realtà impatta in un modo completamente diverso da come i comunisti avevano pensata, non soltanto perché c'è appunto perché il 56 in Ungheria mette in crisi il comunismo europeo, questo certamente è vero, è ovviamente vero, ma perché non riequilibra quella crisi. Non è il terreno di una grande espansione, ma è invece il terreno di una rottura. E su questo, diciamo, il comunismo italiano naturalmente deve poi reinventare, dopo la morte di Togliatti, la triangolazione tra l'idea di un comunismo occidentale che abbia un suo ruolo di massa e quindi un ruolo di competizione con la socialdemocrazia, con il socialismo. Questa è una storia che veramente accompagna tutto il secolo, no? Questa idea di non essere, questa ambizione di non essere minoritari rispetto al socialismo, no? Insomma, ovviamente questo, combinare questo con il rapporto con il campo socialista e con gli sviluppi postcoloniali che mettono in discussione lo schema binario della guerra fredda. Questa triangolazione viene reinventata da Berlinguer. È reinventata da Berlinguer dopo il 68 praghese, ovviamente, che ha un ruolo molto importante, ovviamente, il 68 in generale, il 68 praghese in particolare, attraverso l'europeismo. Perché? Perché la dimensione europea o paneuropea ha un significato progettuale duplice, diciamo così, dal punto di vista di Berlinguer, cioè da una parte è riconoscimento della comunità europea, ma anche idea di una interdipendenza tra le due Europe, ma dall'altra parte diciamo, la dimensione europea è la dimensione nord-sud del mondo. Su questo ci sarà un incontro con Brandt e qui si aprono scenari piuttosto complessi che certamente richiederanno degli studi più approfonditi di quello che io ho potuto fare. Questo non è un libro di storia globale, ci tengo a dirlo, insomma, cioè è ispirato a delle prospettive di storia globale, ma insomma, per fare la storia globale del comunismo italiano bisogna andare oltre la dimensione dei gruppi dirigenti ed è esistita una dimensione certamente globale di rapporti molto fitti tra, diciamo, dall'epoca dei rivoluzionari di professione fino a tutti i rapporti intessuti, soprattutto in Africa, da vari soggetti che erano attorno al comunismo italiano, che erano sindacati innanzitutto e poi tante altre forme, insomma, di reti, tante altre costruzioni di reti molto, molto più ampie di quelle che si vedono soltanto attraverso il prisma dei gruppi dirigenti. Però questo non significa che la storia dei gruppi dirigenti debba essere dimenticata, perché la formazione della cultura politica poi fondamentalmente avviene, ed è una cultura politica circolare, cioè non è la contrapposizione tra base e gruppi dirigenti che spesso si trova nella storiografia. Dicevo, si aprono scenari molto complessi perché naturalmente la dimensione europea, la dimensione globale, mettiamola così, nella storia del comunismo italiano si fa sempre più accidentata, in quanto l'elemento, innanzitutto in quanto l'Unione Sovietica da risorsa diventa una zavorra. E questo è un fatto, cioè, diciamo, tutto il simbolico e le mitologie che avevano attraverso l'esperienza sovietica contribuito alla forza dei comunisti laddove avevano saputo fare politica, poi si sfalda completamente.
e questo mette in difficoltà anche i comunisti italiani. È vero, diciamo, sono i comunisti italiani, no? Il comunismo occidentale è un'invenzione, non è mai esistita, forse l'hanno inventato gli americani, perché francamente non c'è mai stato un vero, persino l'eurocomunismo, ma su questo non mi soffermo, è stata un'alleanza che fin dall'inizio rappresentava delle tali crepe che non avrebbe funzionato. Questo, dicevo, ecco, su questo concludo, questa frattura che comincia a delinearsi tra la dimensione europea e la dimensione globale del comunismo. Anche qui siamo di fronte ad una delle grandi questioni della storia del Novecento, cioè è la fine, il momento in cui l'Unione Sovietica comincia il suo declino, che poi Gorbaciov cercherà di invertire, ma non, senza riuscirci, e la nozione di terzo mondo scompare, cioè l'internazionalismo terzomondista non ha più, all'inizio degli anni Ottanta, diciamo, ha già perso il suo momento storico, e questo è abbastanza evidente, la triangolazione, la costruzione di reti, l'influenza dei comunisti italiani sulla politica dell'Italia, sul posto d'Italia del mondo, comincia a deperire. In questo senso, è una risposta a Umberto, certamente, diciamo, adesso non voglio parlare di me, ma insomma nella storiografia precedente, compreso quello che ho potuto scrivere io su Berlinguer e la fine del comunismo, si centrava molto sulla dimensione europea, non sulla dimensione globale. Attraverso la prospettiva globale chiaramente si vede meglio si vedono meglio le tensioni e la capacità anche inventiva, innovativa, anche dell'ultimo Berlinguer, su questo non c'è dubbio. Resta però un punto fondamentale, cioè questa tensione irrisolta tra la ricerca di una legittimazione a fare del Partito Comunista Italiano una forza di governo da una parte e la prospettiva di una riforma del socialismo reale dall'altra, che poi si manifesterà soltanto dopo la morte di Berlinguer. È vero, c'è una tendenza dei comunisti con Gorbaciov, dei comunisti riformatori, di quello che diciamo c'è in questo senso negli anni Ottanta, ricentrare le proprie visioni sull'Europa. È una tendenza più generale, ma di tutte le forze politiche, anche dei socialisti. Il progetto di Brandt, Nord-Sud, inizio degli anni Ottanta, è già in grande difficoltà. La conferenza di Cancun fallisce. Cioè, questa è una grande questione, cioè, diciamo, questa frattura tra le traiettorie dell'Europa, che poi nell'89 troveranno improvvisamente una sistemazione che molti non avevano immaginato, forse nessuno aveva immaginato in quella dimensione, e le traiettorie di quello che era il terzo mondo, che poi diventa in realtà una serie di dimensioni regionali, regionaliste, che alcune conoscono uno sviluppo, altre invece sprofondano in nuove forme di arretratezza, è qualche cosa da studiare. Il comunismo italiano è una delle forze che sta dentro questa frattura e che ne risente tutta la drammaticità. Naturalmente la drammaticità è anche la fine del comunismo. Cioè, i comunisti italiani vivono Gorbaciov come un riscatto della loro dimensione di cultura politica riformatrice, giustamente lo vivono così, ma l'idea che la riforma politica del sistema sovietico fosse una riforma a portata di mano è un'idea illusoria, naturalmente, e quindi è illusorio anche l'idea che su questo si possa costruire un nuovo ordine mondiale, diciamo, c'è un'immaginazione di questo genere,
ha una sua legittimità, perché non è che c'era soltanto sul terreno alla fine degli anni Ottanta, non è che ci fosse soltanto l'allargamento della comunità europea ad assorbire l'Europa orientale, no? Maastricht, diciamo, nasce da un processo lungo di integrazione, ma nasce anche da un crollo, da un collasso imprevedibile nell'89. I progetti europei, lo ha dimostrato molto bene Klaus Patel nel suo libro Project Europe, i progetti europei europeisti erano vari. Quindi il comunismo italiano stava dentro una dimensione di progettualità europea, europeista, in cui certo era molto forte la dimensione federalista rispetto ad altri, ma insomma comunque aveva una sua legittimità. Con l'89 questa storia finisce, lascia un'eredità internazionalista, diciamo così, ridefinita, ma su questo naturalmente mi fermo, io ho già parlato troppo, scusatemi, grazie ancora. Grazie mille. Ecco, noi abbiamo adesso una seconda sessione, etnografia del PC, e quindi sacrifichiamo il dibattito adesso e lo riprendiamo, quindi vi invito a restare per partecipare al dibattito che terremo alla fine della mattinata. Allora grazie ancora a Silvio Ponzi e agli altri relatori per la loro disponibilità, e invece invito Massimiliano Minelli a raggiungermi qui al tavolo per prendere la presidenza della seconda sessione della mattinata sulle etnografie del PC. Bene, iniziamo subito questa seconda sessione che è appunto intitolata Etnografie del PC. Io naturalmente prenderò un po' di tempo solo alla fine per fare qualche commento e magari dare all'inizio al dibattito. E iniziamo con la prima relazione di Chris Shore, che credo dovrebbe essere collegato. Sto qua, non so se mi vedi. Non ancora, ma penso che ti sentiamo comunque molto bene. Quindi. Ah sì? Beh, io darei la parola... Ah, eccoci, perfetto, perfetto. Sì, darò la parola appunto a Chris Shore, che tornerà, credo, su un'etnografia, diciamo, tra l'altro a cui io, come dire, sono molto interessato, perché è stata svolta in una città dell'Italia centrale, a Perugia, in una fase di passaggio cruciale e dentro una sezione specifica, no, del PC perugino, ed è da lì che parte ovviamente ora per toccare punti, no, di approfondimento e di problematizzazione. Prego. Grazie e buongiorno e saluti dalla Svezia, dove sto attualmente. E volevo iniziare con, prima di chiedere scusi per il mio italiano, sono un po' arrugginito dopo tutti questi anni, e ringrazio Antonio Fanelli, Giovanni Pizza e Pino Schripa per aver organizzato questo seminario e per avermi invitato. Per me questo seminario è molto importante in quanto un'antropologia del PC è stato anche il sottotitolo della mia tesi di dottorato che ho completato nel 1986. Da allora sono passati solo 2 anni da quando
Achille Occhetta pronunciò il suo discorso sulla svolta della Bolognina, annunciando la fine del comunismo e lo scioglimento del PC. All'epoca pensavo che Occhetta avesse agito troppo in fretta, perché almeno per me il PC si era evolto in qualcosa di diverso rispetto a un partito comunista convenzionale. È difficile scrivere del PC senza che questa possa sembrare una necrologia, ma accolgo con favore questa opportunità di riflettere personalmente sul PC e su ciò che ha realizzato nei suoi 60 anni di vita. Penso che abbia lasciato un'eredità importante sia per l'antropologia storica che per la sinistra europea e per me anche personalmente. In questa presentazione vorrei condividere la mia esperienza di ricerca etnografica sul PC nei primi anni 80 e poi riflettere su ciò che, che ho imparato, in particolare sulle organizzazioni dei partiti, sull'identità e sull'egemonia e della società italiana. Io sono venuto in Italia per studiare il PC esattamente 40 anni fa. Essendo stato molto coinvolto nel Partito Laburista Britannico, avevo scoperto Gramsci, i cui quaderni di carcere erano stati tradotti solo di recente in inglese. Ero affascinato dal concetto di egemonia del eurocomunismo e anche stufo di concetti dogmatici althusseriani e trotskisti. Ero stato ispirato dalla lettura del libro di David Kurtz, che il titolo era Comrades and Christians, e poi anche Patrons and Partisans di l'antropologa inglese Caroline White. Ma non ero d'accordo con le spiegazioni di Kurtz sulla popolarità del PC. Per Kurtz, la ragione per cui molte persone si erano unite al PC erano principalmente sociali piuttosto che ideologiche. Nella sua descrizione, l'appartenenza al partito era come un processo di osmosi o un virus diffuso per contatto personale. La sua etnografia su un quartiere operaio di Bologna implicava che i membri del partito fossero a loro agio nell'essere comunisti e cattolici. Sembrava proprio come il piccolo mondo di Don Camillo, ma mi interessava capire come e perché il comunismo piacesse agli elettori e agli intellettuali della classe media. Ho scelto Perugia come base per la mia ricerca sul campo, perché volevo un capoluogo di provincia in una regione della cosiddetta cintura rossa che avesse anche un'università. In realtà Perugia ne aveva due. Per una città di provincia, l'università per gli stranieri le dava un aspetto sorprendentemente internazionale. A quel tempo l'antropologia urbana in Europa era ancora agli inizi e i miei supervisors all'Università di Sussex, Ralph Grillo e Jeff Pratt, mi hanno incoraggiato a esaminare i sindacati, i partiti politici, i gruppi religiosi e i movimenti sociali. Sono arrivati a Perugia nel 1981. Avevo 23 anni, con l'intenzione di studiare il PC, la sua appartenenza e il suo rapporto con la Chiesa Cattolica. Dopo alcuni mesi di full immersion, ossia di deep hanging out, con attivisti cattolici, per lo più del gruppo Comunione e Liberazione,
mi sono reso conto che non c'erano praticamente alcun collegamento tra il PC e la Chiesa, quindi ho abbandonato quel piano e mi sono concentrato esclusivamente sul PC a Perugia. Nei 18 mesi successivi mi sono sempre più dedicato alla vita di partito nella mia sezione locale, che si chiamava Piazza Grimana, e nel mondo sociale che il partito aveva creato. Ho vissuto la vita di un militante di base, partecipavo a tutte le attività di partito locale disponibile, a riunioni di sezioni, assisteva a campagne di partito locale, partecipavo a marce e manifestazioni, vendevano copie di l'Unità e trascorrevo il mio tempo libero con amici che erano per lo più anche membri del partito. Mi sono iscritto anche per 2 settimane in un corso di formazione dei dirigenti di partito presso la scuola del PC a Roma, la Fratocchia. A quel punto il PC non era solo il principale partito di opposizione in Italia, ma era anche il partito comunista più grande e di maggior successo nel mondo occidentale, guidato dai colossi intellettuali come Berlinguer, Ingrao, anche Napolitano. Ciò che mi affascinava del PC era che sembrava essere il pioniere di un nuovo modello di comunismo basato su un ripensamento fondamentale dell'ideologia marxista-leninista e della creazione di una vivace controcultura che sembrava incarnare il concetto di egemonia di Gramsci. A differenza di maggior parte degli altri partiti comunisti europei, il PC era anche un partito profondamente patriottico e strenuo sostenitore della Costituzione, sebbene ai suoi avversari piacesse ancora ritrarre come sovversivo, pericoloso e antisistema un lupo stalinista travestito da pecora. Queste qualità di integrità colpivano particolarmente in considerazione delle rivelazioni e degli scandali quasi settimanali in Italia a quei tempi. La cospirazione della P2 era appena venuta alla luce. Lucio Geli era in arresto, una scura nube di corruzioni finanziarie aleggiava sul Vaticano e una successione di primi ministri corrotti e di breve durata andavano e venivano. Follani, Spadolini, Fanfani e Craxi, solo in quel periodo di 18 mesi. Questo era anche il periodo segnato dalle elezioni della signora Thatcher in Gran Bretagna e di Ronald Reagan negli Stati Uniti, un corso agli armamenti nucleari e una nuova guerra fredda e la nascita del neoliberalismo. Le invasioni sovietiche dell'Afghanistan e della Polonia avevano prodotto una storica frattura tra il PC e Mosca, lo strappo. E Berlinguer aveva notoriamente pronunciato la fine della spinta propulsiva che ha dato inizio nella rivoluzione socialista dell'ottobre. Quindi le domande che hanno plasmato la mia ricerca di dottorato sono state: prima, quali elementi hanno determinato il successo del PC? Come si spiega la sua straordinaria influenza sulla società italiana? Quale era il fascino del PC per i suoi membri? Che significa aveva per loro? E poi, quali lezioni potrebbe offrire il comunismo italiano agli altri partiti socialisti europei? Oggi forse la domanda più importante è perché il PC ha fallito. E quali lezioni può offrire un'antropologia del PC a scienziati sociali, storici e politici? Per rispondere a queste domande vorrei prima riflettere su ciò che ho imparato del mio lavoro sul campo, prima di passare a considerare le lezioni da trarre da un'antropologia del PC.
la mia ricerca ha portato a due importanti scoperte, una empirica e l'altra più teoretica. Oggi, prima, in Umbria come la Toscana e Emilia Romana, il PC godeva di un intenso rapporto con l'apparato statale locale a livello regionale, provinciale e comunale. Aveva creato un'organizzazione territoriale con profonde radici nella società civile. Lo so che tutti questo è ben conosciuto, però ogni città e paese umbra aveva la sua sezione di festa, solitamente nella piazza principale e di fronte alla chiesa, attraverso il suo controllo sulle nomine e l'assegnazione di denaro pubblico, aveva istituito una serie di organismi satelliti, tra cui sindacati, scuole, gruppi di donne e pensionati, cercoli giovanili e recreative, bar locali, istituti di ricerca, stazioni radio, rette televisive e case editrici. In breve, aveva forgiato una vivace controcultura comunista che, per molti aspetti, fornivano ai suoi membri un intero mondo sociale, quello che Gianni Riccamboni definì il mondo comunista. Come ha detto Kerza di Bologna, per gli attivisti di partito è stato possibile riempire l'intera settimana di eventi legati al partito. È stato proprio così a Perugia anche. C'erano sempre riunioni a cui partecipare, eventi sociali alla Casa del Popolo, elezioni di varie genere o un festa locale dell'Unità. C'erano anche funerali occasionali del Partito Comunista. Essere un militante di BAS era un'occupazione a tempo pieno. Essere comunista è stato un importante indicatore di identità che molti membri hanno abbracciato con orgoglio. Come ho scoperto, questo significava cose diverse per diverse generazioni politiche, ma penso che per tutti significava essere antifascista, antigoverno, anticorruzione, un compagno, e dalla parte della storia e del progresso. Allora, si può parlare di un habitus del PC, ma il concetto di habitus di Bourdieu, o structure of enduring structures and dispositions, è utile per comprendere come gli individui sono stati socializzati nel mondo del PC e come hanno a loro volta riprodotto quei modelli politici e culturali, ma penso che il concetto di etnia fornisca un quadro migliore per pensare alla formazione dell'identità comunista in quel periodo. Come ho sostenuto altrove, l'etnia è un processo che può essere visto in contesti che non coinvolgono gruppi etnici nel senso classico. Secondo Frederick Barth e anche altri antropologi come Abner Cohen, l'etnia si cristallizza tra i segmenti di una popolazione quando condividono al minimo tre fattori. Prima, discendenza comune, reale o fittizia. Due, caratteristiche socioculturali condivise e distintive. E tre, un comune campo di comunicazione e o linguaggio. E io aggiungerei un quarto fattore. Il gruppo dovrebbe essere identificarsi ed essere identificato dagli altri come distintivo. In breve, deve condividere una coscienza di gentilezza e un senso di esclusività. Questi elementi erano tutti evidenti nel mio lavoro sul campo a Perugia. Il PC
aveva un proprio patrimonio intellettuale e genealogico: Marx, Engels, Lenin, Bordiga, Togliatti, Gramsci, Natta, Berlinguer, eccetera. I suoi antenati totemici e martiri antifascisti, il proprio repertorio di simboli che ha utilizzato strategicamente per imprimere la propria impronta sui luoghi e idee, un forte senso di distintività ed esclusività morale e politico, e la propria forma di comunicazione. Ancora più importante, può darsi, il PC ha avuto molto successo nel comunicare la sua peculiare visione del mondo e nel creare una coscienza diffusa e collettiva ai suoi 1.500.000 membri. Nelle parole di Clifford Geertz, il PC aveva creato delle webs of significance importante, molto potente. Quindi, se il PC è stato così profondamente radicato nella quotidianità italiana, perché è fallito? Ci sono molte spiegazioni, ma secondo me ce ne sono almeno due che spiccano. La prima è stata la crisi del comunismo in generale, il crollo dell'Unione Sovietica e la rivolta popolare contro i vili regimi comunisti in Ungheria, Polonia, il DDR, Romania e altrove nell'Europa orientale hanno inferto un colpo esistenziale al PC, anche se aveva poco in comune con il cosiddetto socialismo reale e aveva effettivamente cessato di essere un partito comunista. E la conclusione della mia tesi di laurea era che il PC aveva abbandonato la maggior parte dei 21 principi di Lenin e si era trasformato in un partito democratico marxista di massa, ma non è stato in grado di sfuggire alla macchia dell'associazione. Il problema era la sua eredità e genealogia. Il marchio comunista era visto come tossico e irredimibile. Ma ribattezzandosi Partito Democratico della Sinistra, con un suo strano logo della quercia, ha perso grande parte della sua identità e del suo cultural capital, capitale culturale. La seconda ragione più sociologica è che la sua presenza sociale era comunque in declino. La tradizione classe operaica era stata a lungo la principale fonte di sostegno del partito, stava rapidamente scomparendo. La vecchia narrazione della resistenza e della lotta di classe non erano più le potenti metafore mobilitanti del passato. Altri partiti, come il Partito Radicale, stavano diventando campioni di progressivi cambiamenti sociali, in particolare in area come i diritti civili. I giovani erano sempre più lontani dalla politica e l'attivismo di partiti stava diventando anacronistico. Il PC stava anche affrontando accuse di clientelismo e corruzione nelle regioni in cui governava, e i funzionari di partito regionali sembravano sempre più l'elite ossificata che una volta avevano promesso di abolire. Perugia non ha fatto eccezione. L'egemonia, come ci ha ricordato Stuart Hall, non è mai statica, ma sempre in un stato di transizione. Deve essere costantemente rielaborato e reinventato. Anche l'Italia stava cambiando con la crescita dei mass media e dei
delle televisioni berlusconiane, l'idea di un mondo comunista in cui il partito potesse ancora monopolizzare i canali di informazione e comunicazione era sempre più irrealistica. Quindi, per finire, quali sono le lezioni qui per un'antropologia? E cosa possono portare gli antropologi nello studio del PC e all'analisi del politico dei partiti? Il mio dottorato si è concluso con una sezione intitolata «Verso un'antropologia dei partiti politici». Ho pensato che questo potesse essere un nuovo ramo promettente dell'antropologia politica e l'antropologia delle organizzazioni, in quanto partiti politici sono un tipo speciale di organizzazioni. Possono essere macchine per vincere le elezioni, ma molte volte persone rappresentano un stile di vita e un veicolo per comprendere e interagire con il mondo. In questi casi, in alcuni casi, possono persino rappresentare il progetto o l'embrione per un nuovo tipo di ordine sociale o una visione di come la società può essere trasformata. Questo è quello che ho pensato allora. Sospetto che non sia così oggi. Il neoliberalismo e il tecnopopulismo hanno ridotto la spazio della politica e siamo ancora nella terra che Colin Crouch descrive come post-democrazia. I partiti politici oggi competono per il potere, ma pochi in realtà, pochi offrono davvero visioni alternative per la società. A volte si dice che il passato è un altro paese. Un'antropologia del PC è insieme un esercizio di sociologia storica e un genealogia del presente, o per dirla più semplicemente, fornisce una lente per pensare in modo critico a come il nostro presente avrebbe potuto essere diverso se il PC non si fosse dissolto. Grazie. Luciano Licausi, siamo sempre nella cintura rossa, quindi in questo caso passiamo nell'area del Senese. Il titolo della relazione «Siamo nemici tra compagni, antropologia politica di una sezione comunista senese nel momento del grande cambiamento, 1989-1991». Conferma il titolo. Anch'io ringrazio gli organizzatori per questo invito, non solo per l'invito in se stesso, ma perché in qualche modo mi hanno dato l'opportunità di rimettere mano ad antiche note etnografiche riposte in un faldone, in uno scaffale di casa mia e mai più toccate da 32 anni fa all'incirca. E ciò di cui vi parlerò brevemente oggi è il frutto di una indagine che è incominciata nel 1998, anno accademico 88-89, conducevo un piccolo seminario di antropologia politica, c'era accanto alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena, c'era una sezione del PC,
una delle tre sezioni del PC senese cittadina entro le mura, la sezione Aldo Borri, e mi venne in mente, dato che ci si avviava verso il 18° congresso del partito, di mobilitare studentesse e studenti, chiedere ospitalità al segretario della sezione Borri ed iniziare un'indagine, una classica indagine etnografica coinvolgendo per l'appunto gli studenti sulle attività della sezione, cosa che effettivamente abbiamo incominciato a fare. Io poi ho seguito anche negli anni successivi, 90 e 91, ho seguito i congressi, però il materiale raccolto in quell'occasione appunto non l'ho mai sostanzialmente utilizzato, perché è successa una delle cose che è accaduta non solo a me ma anche a molti antropologi, cioè in qualche modo ho subito il fascino della storia, no? In questo caso della storia del Partito Comunista in quel particolare contesto senese e della provincia di Siena. E abbiamo incominciato appunto a frequentare la sezione, a assistere a momenti particolarmente significativi, attivi di partito, e poi abbiamo incominciato a intervistare, no? Intervistare i militanti, abbiamo incominciato a raccogliere le storie di vita. Ecco, 32 anni fa alcuni dei protagonisti, alcune delle protagoniste iscritte in quella sezione erano nati negli anni 10, negli anni 20, avevano vissuto una lunga storia, spesso venivano dalle campagne, adesso vi dirò, la composizione della sezione Bossi, mi perdoni Aldo Borri, che era un giovane compagno, un giovane militante che aveva partecipato alla Resistenza e che ha avuto la disgrazia di morire pochi giorni prima della liberazione. La sezione Aldo Borri fu intitolata a lui appunto dai suoi compagni di lotta, quindi veramente mi perdoni. Volevo dire, il fascino del passato, no? Qualche volta l'ho scritto anch'io, l'antropologia che è il torcicollo e che guarda indietro, ricostruisce la storia. Periodo fascista, resistenza, resilienza naturalmente, antiche tradizioni socialiste che vengono mantenute anche sotto il fascismo, insomma, l'iniziazione di giovani e ragazze all'antifascismo, al socialismo e al comunismo. E la Resistenza, naturalmente, il collegamento tra la città e la campagna, dove poi opera la mitica Brigata Spartaco Lavagnini, la costruzione, la liberazione e la costruzione del partito negli anni immediatamente successivi. Ecco, tutto questo devo dire alle mie studentesse e ai miei studenti, anche a me, insomma, apparve come un mondo assai fascinoso e affascinante, ricco, ricchissimo, umanamente ricco, ricchissimo. Per cui poi l'unica cosa che io ho scritto, insomma, poi ho anche scritto un paio di articoli, ma ho scritto un libro su questa mia esperienza, ha a che fare con la costruzione del Partito Comunista, insomma, è un'analisi antropologico-politica di una sezione del PC senese nel primo dopoguerra. Poi mi sono fermato e c'avevo tutto il resto del materiale. E che quindi grazie a questo invito io in qualche modo ho ripreso in mano e insomma di cui adesso vi parlerò brevemente. La sezione Borri è una sezione che conta 260 iscritti e ha una caratteristica, nel senso che un centinaio di questi iscritti sono per l'appunto persone che hanno preso la prima tessera 44, 45, 46. Costituiscono quindi un nucleo molto forte degli iscritti della sezione. E gli altri sono per lo più artigiani, bottegai, commercianti, impiegati, venuti al partito negli anni successivi. È una delle tre sezioni cittadine, per l'appunto occupa un vasto territorio, non ha cellule
non aveva, non ha mai avuto cellule operaie o di altro tipo, perché essenzialmente era una sezione territoriale. Quando negli anni gloriosi 40 e 50 la sezione si esprimeva, lo faceva sul territorio attraverso cellule territoriali, assemblee di caseggiato, questo tipo di esperienza. Una piccola cellula fu poi creata perché vicino alla Borri c'era il manicomio, l'ospedale psichiatrico, dove oggi c'è il dipartimento di antropologia. Non so se possiamo fare una connessione tra le due cose, ma insomma solo i malivoli possono farlo. Grazie. E c'è il 18° congresso. E è un congresso che viene presentato come un congresso di innovazione, di aggiornamento del partito e nei suoi strumenti di lavoro e di lotta, per meglio adeguarlo a quella che è una situazione nuova che si sta presentando nel mondo e anche in Italia. Prima si è parlato di Gorbaciov, ricordo che Gorbaciov è già attivo. E la segreteria Occhetto, nuova, insomma di recente costituzione, ha messo per l'appuntamento congressuale del marzo dell'89, ha messo in campo numerosi elementi di novità. Non sono pochi, per esempio, si fa riferimento a, come elemento fondamentale del partito che si vuole attivo nella realtà sociale e politica italiana, la questione ambientale, e l'idea di sviluppo sostenibile. E, come vedremo nel dibattito, alcuni diranno, vedete, prima noi non ce ne siamo accorti che esistesse una questione ambientale, ecco perché dobbiamo cambiare radicalmente, no? E altri ovviamente risponderanno, ma noi nel corso del tempo ci siamo adeguati a tutti i cambiamenti, li abbiamo colti e abbiamo saputo come partito portare avanti queste istanze. Ma insomma, c'è la questione ambientale, c'è il pensiero della differenza sessuale, come si chiamava allora, e Occhetto ne fece uno dei punti qualificanti, e soprattutto C'è la visione un po' immaginifica, un po' wishful thinking, ma insomma molto forte, che si andasse verso un nuovo ordine mondiale in qualche modo, dove il partito doveva essere pienamente protagonista di questo nuovo ordine mondiale. La fine della guerra fredda, il disarmo possibile, e pensate la... l'enorme quantità di risorse che dal disarmo si pensava sarebbero potuto essere devolute verso i paesi del terzo mondo, del quarto mondo, per il loro sviluppo. Insomma, c'è una centralità dei diritti del cittadino, c'è lo sviluppo naturalmente della democrazia come valore universale e come via per il socialismo. E c'è poi in Italia il CAF, Craxi, Andreotti, Forlani, c'è un partito che in qualche modo è all'opposizione e non riesce a spezzare questa condizione asfissiante, quindi la necessità appunto di dotarsi di tutti gli attrezzi possibili per andare avanti, rompere questa alleanza. Come? Creando alleanze, aprendosi per esempio al mondo dei verdi, e qui si ritorna alla questione dell'ambiente di prima, il nuovo protagonismo delle donne, facendole esse stesse protagoniste nel partito, eccetera. Quindi con queste premesse la sezione Borri e i suoi 260 iscritti va al congresso, e sostanzialmente il congresso si svolge in una maniera estremamente tranquilla. Non ci sono opposizioni, non ci sono scontri, anche lì c'è un giovane segretario che è stato eletto da pochi mesi, ho dimenticato di ringraziarlo,
ma è lui che poi ha aperto le porte a noi studenti, che insomma andavamo un po' anche a rompere le scatole, a fare domande, essere un po' importuni, come giusto essere da etnografi, no? E Giorgio Fiaschini, che se mi ascolta lo saluto, insomma lui era un giovane ferroviere umbro, e da poco alla segreteria del partito della sezione Borri, all'interno di una federazione di Siena che anch'essa aveva cambiato da poco il suo segretario, ed era un giovane segretario. C'era un ricambio, c'era un rinnovamento, e questa idea del rinnovamento, del ricambio e di un adeguamento del partito al nuovo contesto mondiale e nazionale che stavano avendo luogo è qualcosa che era chiaro a tutti i partecipanti al congresso, al 18° congresso della Borri. Quindi il documento politico che viene approvato ricalca sostanzialmente quello che sono i documenti congressuali. Il voto è unanime, e siamo nel febbraio 1989, nel marzo si terrà il congresso nazionale. Insomma, l'unico particolare, abbiamo detto poc'anzi che bisognasse a livello nazionale ma anche a livello locale adeguare il partito al nuovo contesto. Bene, questo nel caso della sezione Borri, nella parte orientale della città di Siena, significava cambiare sostanzialmente il gruppo dirigente. Molti dei membri del comitato direttivo dell'epoca appartenevano alla vecchia generazione, no? Quindi in quello che è qualcosa che noi da osservatori non abbiamo visto direttamente, ma in quello che possiamo chiamare con una parola non molto simpatica congresso occulto, insomma noi abbiamo assistito a qualcosa che era stato già deciso probabilmente a livello tra Federazione di Siena e gruppo di nuovi, tra virgolette, della sezione Borri. In qualche modo l'emarginazione della vecchia guardia, l'esautoramento, per far sì che appunto una nuova classe dirigente, un nuovo gruppo dirigente, potesse effettivamente adeguare il partito al nuovo contesto che si era venuto a creare. Il comitato direttivo viene rinnovato nella sua stragrande maggioranza, e quindi si tratta di giovani insegnanti, impiegati, alcuni studenti universitari, insomma nulla più a che vedere con quella generazione che veniva dalle campagne e dalle esperienze mezzadride così caratteristiche anche del partito senese nella sua formazione e nella sua conduzione nei primi decenni dopo la liberazione. E dopodiché, insomma, noi li abbiamo seguiti, hanno fatto degli attivi su alcuni temi, hanno fatto una festa dell'unità un po' ambiziosa come 7 giorni, che non gli andò molto bene perché pioveva a catinelle, e poi perché in qualche modo, insomma, lì incominciavano in questo nuovo gruppo che non aveva un'omogeneità culturale, diciamo così, venivano da esperienze diverse, cominciarono anche alcune divergenze tra di loro, alcuni accusavano altri di non impegnarsi abbastanza per il successo di queste iniziative e così via, però insomma sostanzialmente quello che loro provarono a fare, che era stato annunciato nel loro congresso, era anche riallacciare un po' il rapporto con quel territorio che sentivano sfilacciato, no? Riprendere i problemi della gente, il traffico, i parcheggi, il trasporto locale, le case abbandonate da ristrutturare, quelle affittate agli studenti universitari, sono tutti problemi di questo genere che questo nuovo gruppo dirigente della sezione sentiva dovessero essere affrontati appunto per adeguare la sezione al territorio e ai bisogni della gente. E arriva la Bolognina, mentre loro fanno questi tentativi, arriva la Bolognina e gli organismi dirigenti nazionali del partito decidono la convocazione del congresso straordinario. Il nostro nuovo gruppo dirigente della Borri si trova di fronte al nuovo congresso straordinario.
e quindi anche loro convocano il nuovo congresso straordinario. Adesso ricorderete, ci sono sostanzialmente le due mozioni, la mozione Occhietto, la mozione numero 1 e la mozione numero 2 Natta in Grau. E tengo a sottolineare che quel giovane gruppo dirigente che era uscito dal 18° congresso si trova comunque di fronte a una specie di bomba in termini politici. Certo, non è che non siano consapevoli dei cambiamenti che stanno avendo luogo nel mondo, ovviamente, no? Però fino a quel momento hanno pensato di potervi fare fronte, come molti diranno poi anche in sede congressuale, come il Partito Comunista Italiano è sempre stato capace di fare nel corso della sua storia. Non che non siano stati fatti errori, ma la capacità di adeguarsi, no? E anche di essere protagonisti del cambiamento. Quindi si trovano di fronte a questa bomba. Quanto tempo è questa la guerra? Perché non ho preso i tempi, cioè. Presidente. Prego, altri 10 minuti, perfetto. Vabbè, insomma, nazionalmente quello che succede, appunto, si confrontano i documenti delle diverse mozioni, no? E adesso riassumo veramente brevemente, perché sennò, insomma, è ovvio. Occhietto, la mozione 1 sottolinea la fine dell'equilibrio di Yalta, l'apertura di una fase completamente nuova, dove addirittura si può immaginare la fine dello Stato-Nazione. Questo si diceva allora, dove si può immaginare un nuovo ordine mondiale basato non solo sulla cooperazione tra gli Stati, ma sulla loro interdipendenza. E ancora una volta la fine della frattura est-ovest, la possibilità di aiutare il terzo mondo, perché il disarmo, queste erano già cose dette nel precedente congresso, perché il disarmo avrebbe favorito la devoluzione di immense risorse per lo sviluppo del sud del mondo. Ancora una volta il pensiero dello sviluppo sostenibile, la rivoluzione la valorizzazione della differenza sessuale, e un mercato che non dovesse essere lasciato a se stesso, quindi la necessità di un controllo dello Stato sul mercato, ma comunque un mercato libero allo stesso tempo, sotto in qualche modo controllato dallo Stato, ma anche no a quello che era stato un po' il fallimento, il collettivismo burocratico delle società dell'Est e così via. Sta mutando il mondo intero ed è stato giusto mettersi in discussione. Non perché siano caduti i regimi dell'Est, questa poi è la conclusione di Occhietto. Al 18° congresso, quello precedente, quando qualcuno pose il problema del cambiamento del nome, lui rispose che se fossero cambiate le condizioni, bene, si sarebbe potuto pensare a un cambiamento del nome, ma allora queste condizioni non c'erano, no? E poi aveva concluso il 18° congresso dicendo: noi abbiamo un nome rispettato e glorioso e lo faremo rispettare. Insomma, un anno dopo siamo qui. Insomma, la svolta, la necessità del cambiamento. Il cambiamento deve essere radicale nei programmi, nell'azione, nel nome, perché altrimenti non ce la facciamo, questo è il senso. E non ce la facciamo neanche sul piano interno. In qualche modo dobbiamo, come si dice, come era stato peraltro anche detto al 18° congresso, dobbiamo aprirci. Aprire il partito alle forze nuove, non solo al nuovo protagonismo femminile, ma ai Verdi, forze cattoliche, democratiche e progressiste, eccetera, con le quali tutti insieme, in qualcosa di nuovo, potremo anche aspirare
finalmente al governo del Paese, rompere il duopolio DC-PSI e in qualche modo riallacciare il discorso con il Partito Socialista, non in una posizione subalterna come pure Craxi avrebbe voluto che si fosse. Ritorniamo su un'ultima cosa, prima di rimmergerci un attimo nella sezione senese, la mozione 2 è abbastanza interessante andare a rileggere oggi i documenti o ascoltare la voce di Ingrao, la voce di Natta al 19° congresso del PCI, perché loro non sono in disaccordo sull'analisi per esempio dei regimi dell'Est, della fine di Yalta, sono perfettamente consapevoli che bisogna entrare in un mondo nuovo che sta cambiando e bisogna essere adeguati per farlo. Solamente non ritengo, in grado dice, io ritengo che dobbiamo rimanere all'interno dei nostri orizzonti e non superare i nostri orizzonti, questo per quanto riguarda il nome. E poi un'altra differenza che si vedrà anche nel dibattito locale, nella sezione, è quella rilevante, è quella della rappresentanza del partito. Partito chi andrà a rappresentare? Ecco, mentre Occhetto parlava dei cittadini, Ingrao dice chi è che darà voce a quegli operai, ma anche a quei tecnici, a quegli impiegati, no? E quando abbiamo una classe confindustriale che pretenderebbe in qualche modo un sindacato, un partito, operai tecnici e impiegati in qualche modo subalterni al progetto di nuova industrializzazione del paese. Chi darà voce a questi ceti sociali, a questi gruppi sociali? Quindi c'è una questione sociale che divide mozione 1 e mozione 2 e ovviamente, come avete capito anche precedentemente, c'è una questione identitaria. Ma quello di cui poi ci rendevamo conto tutti noi parlando con militanti di vario genere era, certo, l'identità del partito era molto importante. E Crisciol giustamente segnalava come il nuovo logo sarebbe stato questa quercia sul vecchio logo del PC, insomma un po' non molto significativo, no? Ma insomma. Ma ecco, volevo dire, cosa di cui appunto noi ci rendevamo conto parlando con la gente, che la questione identitaria non riguardava solo il partito, come vi dicevo, ma riguardava le vite delle singole persone. Erano le identità personali in gioco. Siamo nemici tra compagni, era il sottotitolo. Qualcosa di impensabile. Perché siamo nemici tra compagni, dice una giovane militante della Borri? Perché non è che ci si trova di fronte a divergenze politiche, anche ci si trova di fronte a divergenze politiche, ma ci si trova di fronte a due strade completamente diverse che si intravedono dal dibattito congressuale. Adesso brevemente vi andrò premettendo 1-2, 1-2, 1 in mozione Occhetto, 2 in mozione Ingraonatta, e vi dirò alcuni degli interventi, insomma, allora, uno, fallimenti dell'Est, ritardi in Italia, il PC non ha incrociato il 68, i movimenti delle donne, l'ambientalismo, ci vuole il Partito Democratico, delle libertà, delle riforme. Guardate quanto ci vuole il Partito Democratico, con quanta preveggenza questo sostenitore della mozione 1. Ci vuole prendere libertà della riforma, ci vuole un partito di governo, costruire la sinistra per l'alternativa. 2. La svolta porta alla socialdemocrazia, ma anch'essa è fallita esattamente come i regimi dell'Est, leninisti. Il PC è diverso ed ha contribuito alla costruzione della democrazia. Ci vuole un nuovo comunismo per il superamento dello iato nord-sud, mantenendo la propria identità. Ancora 2. La proposta 1 è stalinista.
fate attenzione alle parole che si dicono, perché sono parole pesanti, è come se da una parte si dicesse, da parte dei sostenitori della 1 a quelli della 2, voi siete fuori tempo, siete obsoleti, e da parte di quelli della 2 alla 1, voi siete antidemocratici, siete stalinisti per l'appunto, volete buttare a mare il nostro patrimonio storico. 2 minuti, allora sì, facciamo 3, non se ne parla più. Via. La proposta 1 è stalinista, appunto, come dicevo, non tiene conto dell'anima del partito. No all'internazionale socialista, c'è un mondo di sfruttati, c'è il sud del mondo per il quale bisogna lottare. Uno, c'è bisogno di un nuovo partito per la situazione internazionale, per sbloccare la situazione interna e per un nuovo modello di sviluppo. L'Est è una sconfitta del socialismo reale da cui abbiamo sì preso le distanze, ma c'è bisogno di una nuova forza politica che si batta per i diritti delle donne, per il lavoro, per i pensionati. Una forza non ideologicamente astratta, ma democratica e progressista. Bisogna sbloccare il CAF. Da soli non ce la facciamo. Ancora uno. Anche con il 32% non riusciremo a battere il CAF. Ci vuole una forza nuova che aggrevi nuove realtà. Due. Con il capitalismo che è contro l'ambiente non si può convivere e non mi si può togliere la speranza. Uno. Di fronte alla crisi dell'Est non si tratta di fallimento del comunismo applicato, il comunismo reale, si tratta del fallimento della teoria comunista. Ci vuole una nuova teoria politica e non una nuova ideologia, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che le linee sono molto divergenti e cosa? Si consuma una frattura. Sto parlando del 19° congresso e concluderò in breve, perché il 20° congresso è stata una riproposizione del 19° ad un anno di distanza. La sezione Borri si spacca come una mela, il comitato direttivo di 12 membri si divide, 6 con la mozione 1 e 6 con la mozione 2. Votano 60 iscritti e si dividono 30-30 all'incirco, quindi è esattamente spaccata a metà. Passa un anno ed è un anno di inerzia, è un anno di amarezze politiche, è un anno in cui le differenze, come ho detto, politiche ma anche identitarie, non solo dell'identità del partito, ma dell'identità delle singole persone. Io non volevo morire democristiano, ma voglio vivere da comunista, dice uno della due agli interlocutori della uno. È un anno in cui crescono anche le accuse reciproche. Tu sei così perché aspiri a un assessorato, ecco, il 20° congresso e finisco, si ripropone esattamente la situazione, il dibattito delle note che sono andato a leggere segue quello del 19° congresso, il congresso si divide in due, 60 e 60, 30 e 30, ancora una volta, immediatamente c'è all'orizzonte Partito Democratico della Sinistra, Rifondazione Comunista, e l'abbandono da parte di alcuni della politica. Ma la frattura era stata consumata l'anno prima. Grazie. Prego. Ecco, passiamo subito alla relazione di Berardino Palumbo, ci parlerà dell'ultimo respiro del PC nel Calatino, Sicilia centro-orientale. Forse passo questo. Sì, eccoci. Sì, intanto grazie, voglio ringraziare anche io gli organizzatori, perché oltre a consentirmi di assistere a questo convegno estremamente interessante, mi hanno consentito di riprendere del materiale etnografico.
e di rileggerlo, di rileggere insomma alcuni aspetti della mia etnografia siciliana di qualche anno fa alla luce di questo problema. Quello che vorrei fare con questa relazione, che è etnografica e antropologica e quindi va nello specifico di un contesto, però ci sono alcuni punti un po' più generali che mi pare importanti. Uno è sottolineare il fatto che, è emerso anche ieri, c'è una specificità di alcuni aspetti, per alcuni aspetti del modo in cui il Partito Comunista si è declinato in alcuni contesti siciliani. È venuto fuori nella discussione con Mario Bolognari. Due, che ed è un aspetto metodologico che Shore evidenziava, quando noi da antropologi ed etnografi parliamo di contesti specifici, però ci troviamo di fronte a un aspetto importante, anche questo è emerso ieri, che non è soltanto la capacità o la funzione formativo-pedagogica che un partito come il PC ha avuto in molte parti d'Italia, ma anche la capacità di declinarsi in behind many masks, come dicevo in etnografia di qualche tempo fa, dietro molte facce, no? E questo significa che noi riusciamo a cogliere molta più ricchezza, probabilmente, di quanto non emerga dai pur interessanti dibattiti o riflessioni storiografiche che ovviamente prendono un taglio molto ampio. E questo significa anche però che noi dovremmo impostare un'analisi comparativa, la relazione di Luciano era molto interessante, comparativa delle complessità delle nostre etnografie su questi temi. Terzo punto che mi pare possa emergere da una riflessione di questo tipo è che è interessantissimo da un punto di vista antropologico come il tema dell'internazionalizzazione che è emerso prima ieri, poi tu te lo ritrovi declinato da persone locali, segretari di piccole sezioni, in termini di intellettualmente alti, in posti dove non ti aspetteresti che ci fosse. E questo significa che quella capacità pedagogica è penetrata e ha formato un ceto, una classe dirigente, ma non soltanto una classe dirigente, in cui l'alto e il basso, l'internazionale e le vicende locali si declinano in maniera interessante. Io potevo parlare con amici e compagni del luogo di cui vi parlerò, di questioni internazionali ed erano estremamente raffinati nella lettura. E questo è un altro aspetto, secondo me, decisivo. Un quarto aspetto è che io parlerò di una fase più avanzata in termini storiografici rispetto a quella di Luciano, e quindi una fase in cui il PC non c'è più da tempo. Io arrivo in questo posto nel 94, però c'è lo spirito, c'è l'habitus che veniva citato ieri. Le persone con cui io lavoro, che amministrano questo centro dal 94 al 2002, sono tutti persone che provengono dal PC e tu lo vedi nel modo in cui ragionano, per quanto declinato nelle modalità locali. Io ho mandato la mia relazione, quindi non seguirò rigidamente il testo che chi ha voluto ha potuto leggere. Lo sovverto un pochettino e parto dal 75. Siamo in un'area della Sicilia sudorientale, diciamo l'area, il centro di riferimento è Caltagirone, un centro politicamente rilevante nella storia non solo siciliana. Io arrivo nel 94, però parto e trovo un'amministrazione, diciamo, PDS, che vince nel 94 all'interno di un contesto in cui le sinistre vincono in tutta quell'area in maniera sistematica dopo un ventennio di egemonia dura e anche pesante per molti versi democristiana. In questo posto trovo degli amministratori più o meno della mia età. Parto però dal 75, perché quello che sarà il sindaco, durante la cui sindacatura io farò la mia etnografia, che è un barbiere, entra per la prima volta in consiglio comunale nel 75. Perché parto da lì? Un po' perché poi voglio andare a vedere come Antonio è diventato comunista,
come è diventato sindaco, ma perché nel 75 in quel consiglio comunale entrano due persone insieme a lui, oltre a lui. Uno è l'attuale presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. L'altro è un parlamentare, attualmente sindaco di Militello, il paese Militello, che è stato parlamentare PP, Margherita PD, che è Giovanni Burtone, per quattro legislature. Quindi entrano insieme, tutti e tre. Antonio Lopresti ha 25 anni, gli altri due hanno 20 anni. Non seguirò le carriere dei due, salvo Giovanni perché è l'attuale sindaco, però mi interessa capire le traiettorie divergenti di questi politici. Ovviamente Giovanni Burtone è un medico, Nello Musumeci si definiva a 15 anni il più giovane e importante storico siciliano. Antonio Lopresti era un barbiere, quindi questo conta poi nelle traiettorie, però non è solo questo quello che conta. Perché? Ma perché Giovanni, al di là delle, come dire, le capacità umane di ciascuno, che ci sono notevoli e interessanti, ma dietro Giovanni Burtone c'era Nino Nicolosi, dietro nelle Musumeci c'era tra gli altri Trantino, l'avvocato Trantino, quindi avevano degli sponsor politici piuttosto importanti, sponsor politici che in quell'area e nel periodo successivo non ci sono stati per un sindaco barbiere. E già questo è un dato interessante, perché forse negli anni 50 un sindaco barbiere una qualche carriera dentro le strutture del PC l'avrebbe potuta fare. 75 lui era segretario della sezione, però insomma non la fa. Così come non la fanno quasi tutti quelli a cui ho lavorato in quell'area, gente in gamba, brava, onesta, che non fa carriera, salvo un paio di casi interessanti, perché dietro c'è Caltagirone, dove l'alleanza con la parte cattolica avviene subito. Già nel 94 chi viene eletta sindaco a Caltagirone è già dentro un'alleanza di quel tipo che, come dire, anticipa poi quello che sarà l'iter. Però dov'è il dato interessante della figura di un sindaco barbiere? Beh, io arrivo in paese e l'ufficio del sindaco è la bottega del barbiere. Mi dicono, sì, il sindaco poi lo vedi in ufficio quando arrivo. E l'ufficio era la bottega. Nella bottega c'erano i quadri del Pantheon, la genealogia di Shore, no? Marx, Lenin, Che Guevara e Gramsci, appesi, fatti fare da un pittore locale qualche un decennio prima, messi lì. E la gente entrava e discuteva di politica. Antonio scelse di tenere aperta la bottega per una ragione politica. Diceva, io faccio l'amministratore lì, però faccio politica qui. E si discuteva, si parlava. L'aspetto interessante per me appena arrivato è che raccontavano della vittoria elettorale. Loro avevano vinto contro un sindaco che, lo dico io perché si dichiarava lui, fascista dell'MSI, ma con una strategia comunicativa particolare, che vi dirò fra un attimo. Come era diventato sindaco comunista Antonio? Garzone di Barbiere, lui era del 55, già nel 65-66 era Garzone, e lui mi racconta che nel 66-67 organizza il primo sciopero dei garzoni del paese, perché dice questi ci fanno lavorare troppo, noi la domenica siamo ragazzi, dobbiamo uscire, quindi organizza lo sciopero che riesce. Lo sciopero riesce e il segretario della sezione locale, allora, il Partito Comunista Locale ha avuto sempre un peso numerico importante, anche se questo non ha mai, quasi mai significato un governo del paese, però è sempre stato importante. Nel 1943 arrivano gli inglesi e nominano curiosamente un sindaco comunista, che è strana come cosa, sindaco comunista che dura poco, poi prevale. Come diventa comunista? Perché il segretario della sezione gli dice, tu sei in gamba, tu sarai uno dei prossimi segretari del PC. Ma c'è un'altra questione, lui insieme ad altre persone che poi erano centrali in quell'amministrazione in cui ho lavorato, venivano da un mondo che era un mondo non criminale, ma un mondo che era molto vicino a mondi criminali, a gruppi che si erano formati, più criminali eccessivo per l'epoca, ma insomma, mondo alla Osborne,
no? Di un ribellismo che si era formato durante la presenza americana sul contrabbando, sulla borsa nera. C'erano varie bande, lui era legato a quel mondo. E poi si lega anche, per essere cresciuto insieme, a quelli che saranno i due boss della criminalità organizzata locale quando negli anni Ottanta, sotto, come dire, sotto lo sguardo interessato della Democrazia Cristiana, diventeranno vere e proprie cosche organizzate e legate a quelle catanesi, lui è amico di questi due. Viene quindi da un mondo che è non solo quello artigianale, ma un mondo che è vicino, non dico vicino, ma insomma ha una familiarità. Infatti loro mi dicono, ma noi questi politici di destra così non ci fanno paura, noi abbiamo una forza che ci viene da un'esperienza diversa, no? Questa capacità viene colta dai funzionari del PC, che lo prendono e lo separano da quel mondo. Altri, invece, c'erano due personaggi che erano missini, che invece quella parte lì la tenevano sotto scacco attraverso prestiti di denaro per fargli iniziare attività e che la usavano quando bisognava usarla. Quindi sono due strategie diverse. Il dirigente PC dice tu sei in gamba, vieni da quel mondo, ma sei in gamba e ti porto dentro. La destra invece, che di fascisti, che dicono tu sei in gamba e ti uso per quello per cui sei in gamba, e lo useranno in maniera pesante negli anni Ottanta. E già questo è interessante come strategia politica. In più, da quel mondo, Antonio e i suoi amici, non è tutto il PC locale, il PC locale ha anche una cotea intellettuale. Allora Antonio poi si forma perché il bibliotecario del paese, che era un tesserato antico del PC, chiamava questi giovani, diceva leggete questo, leggete questo, leggete questo. Cioè, si forma in questo modo. Però mantiene questa dimensione artigiana e contestataria, perché l'elezione che fa, un'elezione, la campagna elettorale, è una campagna nella quale lui in piazza e con manifesti e azioni provocatorie prende in giro carnescialmente gli oppositori. Ed è consapevole, che mi dice, se io avessi parlato nel 93 in maniera seria, la gente lì seriamente vota perché in maniera clientelare, non avrebbe dato retta. Io invece ho parlato in maniera da prendere in giro gli avversari, e quelli alla fine, il comizio, non lo potevano più fare in piazza, perché la gente rideva. Quindi c'è questo cotè del, che non è solo qui, è in altre parti del contesto siciliano, è forte. All'inizio la sezione non lo capisce, c'è anche lì una divisione netta. Quando c'è la votare alla mozione Occhetto, lì funziona così, che la vecchia dirigente che non è stata la vecchia dirigenza che non si è cambiata vota tutto per il no alla mozione Occhetto. I nuovi, Antonio compreso, votano per il sì. Poi arriva la decisione centrale e si trovano in una situazione di imbarazzo. Quindi i vecchi li mandano a rifondazione, i nuovi li lasciano, restano lì. E questi nuovi però si trovano di fronte a un Partito Popolare, per questioni locali in cui non entro, complicate, a un Partito Popolare e poi a una Margherita, che sono fortemente imbricati nelle vicende politiche e non solo politiche, insomma sono gli anni 94 in cui altra gente a livello regionale sta svelando certi meccanismi, quindi ci sono imbricature locali di questo tipo, e loro l'alleanza col PP non la fanno, pur avendo un parlamentare regionale, nazionale, all'epoca forse Giovanni era all'Europa, ma insomma non la fanno, scelgono di non farla, vanno avanti da solo. Però da soli, però non la rifanno nemmeno nel 2002, perché dicono non ci sono le condizioni, perché il ricambio politico che c'è stato da noi non c'è stato lì. Questo non significa che uno come Antonio e il suo gruppo, c'era l'uomo del partito, non era Antonio, era il vice sindaco, un intellettuale raffinato, però entrambi
dicono no, non ci alleiamo. Vanno avanti per 8 anni, ma sempre più isolati rispetto alle strutture provinciali, regionali e nazionali. Non c'è dialogo in qualche modo, però riescono ad amministrare almeno per come ho visto io, in maniera attenta e significativa. Mi era venuta in mente una cosa, ma me la sono scordata, quindi è inutile che ci vado appresso. Cosa succede? Succede che c'è una rielezione nel 2002, loro sono sempre minoranza in Consiglio, sapete in Sicilia c'è il voto disgiunto, tu puoi votare il sindaco, però il Consiglio Comunale, sono sempre in minoranza, ma riescono a contrattare, ad agire in qualche modo. Man mano che passa il tempo, quella dimensione che ho chiamato alla Osbam si perde gradualmente, la capacità di stimolare gioco ed emozione intorno alla politica viene meno, Antonio chiude la bottega e nel 1998, nel 2003 non vengono rieletti. Viene eletto un sindaco, il vecchio avvocato fascista che era stato battuto da Antonio. L'alleanza che non viene fatta nel 2003, poi però viene rifatta alla fine nel 2008, cioè Giovanni Burtone è ancora parlamentare, credo per il quarto mandato, e Antonio Lopresti viene richiamato, come dire, a fare la chioccia di una nuova generazione di politici che non sono più i suoi giovani iniziali, sono dei gente margherita a cui Antonio accetta di fare da chiocciola. Quindi si mette lì, fa la chioccia, questa volta con l'appoggio, diciamo, dell'area margherita. C'è già il PD, quindi accetta, anche per ambizioni personali probabilmente, perché immagina che l'alleanza gli avrebbe consentito, lì segue un po' il movimento dei forconi che in quegli anni si sta sviluppando, forse anche per questo calcolo personale. Poi va bene, lui muore in un incidente, Antonio Lopresti muore in un incidente di bici, e questo accelera il movimento. Tu dimmi quanto tempo poi ho. Sì, questo accelera la vicenda. Dicevo, ecco, mi è tornata in mente la cosa, nel 93 la sezione del PDS non capisce all'inizio le strategie di Antonio, dice ma è presto, forse non funziona, lo capisce man mano che cresce lo stato emozionale e quindi gli affidano la candidatura e la possibilità. Quando si arriva nel 2003, viene candidato il vice sindaco, che era un PC ortodosso di quelli seri, che prende solo 800 voti in un paese dove il PC era stato sempre intorno ai 1000, insomma il paese all'epoca aveva sui 10.000 abitanti, era stato sempre su quote che erano tra il minimo, tra il 26 e il, in alcuni casi, 38-39% dei votanti, no? Lui prende solo 800 voti. Quindi quell'anima intellettuale che c'era, senza l'aspetto artigiano emozionale, crolla. Cioè senza questa forza della bottega, della presa in giro, crolla. E rivincono le destre. Nel 2008 invece rivince Antonio, ma perché alle spalle la Margherita e sostanzialmente l'ex DC. Cosa voglio dire con questo? Che certamente non trova sponda quella generazione e non riguarda solo il Militello, riguarda tutta l'area, però forse bisognerebbe vederlo anche comparativamente che cosa è successo. Cioè, non c'è stato futuro per quella generazione dal punto di vista politico. Personalmente hanno tutti avuto delle vicende tragiche o molto tragiche.
se guardiamo la macrostoria, la sinistra continua a governare a Militello. PD. E governa anche bene, cioè sono persone che io apprezzo, della cui qualità amministrativa secondo me è anche alta, però non è quell'habitus lì, è un altro mondo. Gli spiriti degli antenati non ci sono più, e appesi alla bottega di Antonio. E concludo con un episodio che non c'è nel testo. Per lavorare a questo pezzo io sono ritornato in paese, ho parlato con gli ultimi due segretari, uno era stato segretario anche della sezione del PC fin insomma primi anni 80 e l'altro segretario di passaggio, e loro mi hanno detto, dopo che abbiamo parlato a lungo, dice: senti, ti dobbiamo dire una cosa, io a casa, dice il giovane che è un medico, ho l'archivio del partito dal 43. Non lo vogliamo, agli altri non lo diamo. Vedi tu che cosa ci vuoi fare. Grazie. Passiamo all'ultimo intervento di Pino Schirripa, che si siede ora. Il titolo è Comunisti ebrei prima e dopo la guerra dei sei giorni. Grazie, grazie a tutti per essere qui. E niente, il mio intervento riguarda in realtà una ricerca in corso. Si sente? È una ricerca tuttora in corso. È sempre un po' complicato parlare delle ricerche nel loro farsi, perché ovviamente il tutto assume anche un senso di provvisorietà, ma sono contento di restituire i primi risultati che, e soprattutto spero ci sia anche modo di confrontarsi su quello che voglio dire. E parto da qualche anno dopo il 1967, precisamente dal 1973, perché nel 1973 un antropologo italiano iscritto al Partito Comunista, che è Alfonso Maria di Nola, pubblica con Vallecchi un testo che si chiama Indagine sull'antisemitismo in Italia. C'è una cosa che, di cui anche abbiamo parlato spesso con l'amico Giovanni Pizza, che ci ha tutte e due colpito di questo testo. Io non ho modo di sapere se la copertina sia stata ideata da Di Nola, ma immagino che sicuramente ha avuto il suo consenso. Ed è una copertina molto interessante perché c'è una scritta. C'è una svastica e sovrascritto Viva Nasser, massacratore degli ebrei. È una copertina forte che pubblica un militante del Partito Comunista. La copertina è ancora più forte se poi andiamo a leggere il testo. Il testo è molto interessante, io non ne parlo, uno perché insomma andrei fuori argomento, e secondo luogo perché da poco abbiamo pubblicato un testo in cui, insieme, curato da Giovanni Pizza, con un lungo intervento di piacere, brevi interventi miei e di altri autori, proprio su quel libro. Però è interessante perché quel testo, che soprattutto ha un diciamo apparato documentario ricchissimo, i quattro quinti del testo sono di fatto documenti, statistiche, non documenti interi, ma riporta singoli fatti di antisemitismo nel decennio precedente, 62-72. Ma nella breve, a questo punto, introduzione rispetto al testo, c'è un paragrafo molto interessante per quello che è un po' anche stato l'inizio del mio lavoro per certi versi, perché insieme a rintracciare quelli che sono i classici dell'antisemitismo, no? E cioè da una parte il pensiero di destra, soprattutto quello fascista, ma non solo, dall'altro il cattolicesimo tradizionalista, anche questo molto forte, c'è un terzo livello
che sia pur brevemente, ma Tarquinio sostiene forse troppo brevemente in un testo recente, io credo che sia ingiusta. Io penso che sia stato nel 72 una presa di posizione estremamente coraggiosa e oltretutto, se uno vede i documenti che accompagnano quella parte, assolutamente puntuale. E poi dirò anche una cosa su questo. E in cui Di Nola si sofferma sull'antisemitismo di sinistra. E dice, attenzione, con molte cautele, ma non cautele ideologiche, cautele concrete, reali, e vedremo dopo il perché. Dice, attenzione, minoritario, per certi versi, come dire, carsico, sotterraneo, ma sicuramente sta emergendo, ed è preoccupante, un antisemitismo di sinistra. Lo dice un ebreo iscritto al Partito Comunista, nel 1972, dunque dopo il 1967. Io credo che su questo si possono fare una serie di riflessioni. Sia chiaro, il problema dell'antisemitismo a sinistra non lo sollevo oggi io. Quando l'ha sollevato Di Nola era una delle poche voci. In questi ultimi anni, soprattutto in ambito storiografico, abbiamo conosciuto dei testi molto importanti. Ne cito tre, potrei citarne anche altri. Gadi Luzzatto Voghera, Antisemitismo a sinistra, nel 2007. Battini, Il socialismo degli imbecilli, non vorrei sbagliarmi perché non l'avevo scritto nel testo, 2010. Tarquini, La sinistra e gli ebrei, 2019. Dunque abbiamo tre testi importanti che ragionano. Però sicuramente diciamo, quello che fa nel 72 Di Nola è un qualcosa che invece anticipa molto questi temi. E secondo me è una buona traccia per cercare di rintracciare quello che possiamo chiamare, che io chiamerei, rispetto a un rapporto molto complesso, e cercherò in due minuti di spiegare perché io lo reputo così, queste tracce che giustamente Di Nola, io credo che, io rimango dell'idea che siano fenomeni secondari, assolutamente minoritari a sinistra, questo va sempre ribadito, cioè, altrimenti questo è il rischio secondo me di alcune prese di posizione forse troppo nette che dimenticano quello che poi invece un discorso forte rispetto a questo punto di vista, che oltretutto è importante fare, se no non capiremmo la forte adesione che c'è stata verso le forze della sinistra, in particolare verso il Partito Comunista, da parte delle comunità ebraiche. Sembrerebbe contraddittorio altrimenti, invece questo va chiarito, cioè siamo di fronte a un fenomeno sicuramente non maggioritario, anzi, ripeto, secondo me abbastanza minoritario. Però, diciamo, dobbiamo, a mio avviso, interpretare, vedere tre momenti, quelli che vorrei vedere brevemente, tu dimmi, fammi ogni tanto i tempi, e cioè quello che ho preso, e spiegherò tra un momento il perché, come punto di frattura, cioè il 1967, quello che individua, anche a partire dal 1967, come momento fondamentale Di Nola nel suo intervento, e cioè il terzo mondismo, anche se Di Nola in questo più che al Partito Comunista pensa ai gruppi a sinistra del PC, è un momento che invece individuiamo molto bene, ben discusso nella storiografia che per questo ho citato prima, che è quello che possiamo chiamare un momento di lunga durata, le cui origini le possiamo rintracciare agli inizi del movimento operaio, negli ultimi decenni del XIX secolo, e che per certi versi ne accompagnano la storia. Allora, rapidamente i tre momenti. Comincio a dire una cosa, la mia, io qui farò sia riferimenti diciamo, alla storia grande, sia riferimenti per quanto per il momento pochi, perché ripeto la ricerca è in corso e non ho ancora diciamo elaborato e digerito abbastanza da poter riproporre in maniera organica, però della mia ricerca. 1967, la guerra dei sei giorni.
Dunque, l'attacco coordinato di Egitto e Siria allo Stato di Israele, il rovesciamento nel giro proprio di 48 ore delle sorti della guerra, che finisce appunto in 6 giorni con la vittoria di Israele e l'occupazione di nuovi territori, che vengono, ad esempio Gerusalemme viene immediatamente annessa allo Stato di Israele. È un momento, diciamo, centrale, perché, come spesso capita in alcune occasioni, diventa il precipitato di cose che già erano nell'aria da prima. Lo scacchiere internazionale era cambiato nel corso degli anni 50 e soprattutto degli anni 60, con il forte riavvicinamento tra le repubbliche arabe e l'Unione Sovietica, che si allontana da Israele. E ricordiamo che l'Unione Sovietica fu il primo Stato a riconoscere lo Stato di Israele e che premette all'ONU per il suo riconoscimento, no? Allora, in questa situazione, diciamo, il momento del 67 in cui l'Unione Sovietica di fatto, lì c'è una storia strana che non sta a me, non sono uno storico, io non voglio fare lo storico, però diciamo, lo stesso Nasser era tra i due, cioè aveva cercava appoggio anche negli Stati Uniti, cioè i grandi colossi internazionali giocavano con i due soggetti locali e giocavano su tutti e due i fronti, questo era abbastanza evidente almeno in quel momento. E diciamo, nel 67 il Partito Comunista Italiano, che aveva rapporti complessi con la sinistra israeliana, non invitava il Maki, cioè il Partito Comunista Israeliano, ai suoi convegni, però il Partito Comunista Italiano aveva anche storicamente, per quello che era stata la posizione della sinistra, e dirò dopo per altri motivi, si schiera invece a favore dell'invasione araba. Dico invasione nel senso che la guerra era stata causata da loro. Si schiera con gli arabi contro Israele nel 1967, creando un grosso scompiglio. E qui arriviamo alla seconda ragione. Il mondo ebraico italiano, contrariamente a quelli che sono gli stereotipi diffusi, no? È un mondo socialmente estremamente composito. E soprattutto in certe realtà, Roma, Venezia, ma non solo, è un mondo che non è esattamente fatto di ricchi commercianti e basta, anzi è un mondo in cui c'è un forte proletariato, sottoproletariato, piccola borghesia. Tutte strati sociali che nell'immediato dopoguerra si riconoscono dentro la sinistra e principalmente dentro il Partito Comunista. La sezione di Regola Campitelli è una sezione molto marcata per questo elemento ebraico. La sezione Regola Campitelli, per chi non è di Roma, sta nella via, che io non mi ricordo mai come si chiama, che congiunge a Via dei Giubbonari, grazie agli altri romani, io purtroppo con la toponomastica sono un guai, a Via dei Giubbonari, di fronte al ghetto. E dunque la sezione territorialmente di riferimento, no? È piena di questi elementi. Oltretutto non è un caso, siamo negli anni, sì, subito dopo il 48, tutto quello che significa dentro il mondo ebraico la costruzione dello Stato di Israele, dentro il mondo ebraico, lo Stato nuovo, ma anche il grande esperimento socialista, i kibbutz, l'uomo nuovo, e dunque questo grande anelito progressista di rinascita e riforma anche umana, non è questo lo spazio, ma, e non sarei io la persona adatta a farlo, ma un'antropologia del kibbutz, no? Proprio come costruzione di una nuova soggettività socialista, sarebbe molto importante da tenere presente. Allora, in questo panorama, in cui voglio dire convergono idee interne, cioè lo sviluppo interno del movimento sionista di sinistra, la nascita dello Stato di Israele come Stato socialista nei primi tempi, no? La grande vittoria laburista in Israele e così via. E le dinamiche italiane, cioè l'idea di aderire a un movimento operaio e democratico che
dopo le persecuzioni, dopo i massacri, potesse avere un orizzonte di libertà, un orizzonte di democrazia, un orizzonte di eguaglianza. In questa realtà, e non a caso voglio dire, noi sappiamo benissimo, non li sto qui a citare, quanti sono gli intellettuali ebrei che aderiscono al Partito Comunista, quanti sono i dirigenti ebrei del Partito Comunista. Ma il 67 rappresenta un momento di rottura. Un mio informatore, li chiamo così, una persona con cui dialogo, con cui ho un rapporto molto stretto e vorrei definirlo un mio amico se lui accetta, mi diceva: guarda che noi non siamo usciti nemmeno nel 56. Cioè quello era stato il grande momento, no? Per molta sinistra, di ripensamento rispetto al Partito Comunista, dice: noi nel 56 non siamo usciti, siamo rimasti nel partito. Vogliamo pensare che l'uscita nel 67 sia un fatto solo identitario? Io non credo, e penso che fare questo vorrebbe dire ricalcare forse alcuni stereotipi sull'ebraismo e soprattutto non vedere una dimensione complessa che sta dietro sia l'adesione al movimento comunista sia quell'allontanamento. Perché dico questo? Perché sostanzialmente nel 67 il mondo ebraico si spacca. Stefano, se non sbaglio si chiama Stefano, avrò un dubbio. No, Fausto Cohen, l'inventore di Paese Sera, no? Si dimette perché è contrario alla svolta filo-araba del partito. Pezzo di intervista di una militante. Da un giorno all'altro a casa mia passammo da Paese Sera al Messaggero. Cioè, un giornale sparì. Cosa ha rappresentato Paese Sera, soprattutto a Roma, per la creazione, no, di una forte base a consenso verso il Partito Comunista, col suo linguaggio ben diverso dalla più ufficiale Unità, col suo linguaggio quotidiano, ma anche con le sue inchieste forti. No? Dunque, leggere Paese Sera vuole dire certe cose. Passare al giornale di Caltagirone, cioè il giornale del padrone, no? Qualcosa vorrà dire. Quanto mi manca? 4 minuti, io sarei alla, secondo me, l'introduzione, allora vado velocemente a dire. Questo secondo me è un primo dato fondamentale. Però, voglio dire, se questo elemento qui, lo dico due cose, allora brevissimo perché ovviamente mi sono perso l'introduzione. Dicevo, questo è l'elemento di frattura. Dico solo un'altra cosa, attenzione, è così forte questa frattura che quasi psicanaliticamente a volte crea una rimozione. Io sto lavorando anche sulla memorialistica, per fortuna ci sono molti libri pubblicati, autobiografici. E Bicefo A. Chiaromonte, nella sua autobiografia, molto interessante, tutto c'è una prefazione del presidente D'Alema che è qui, che è donna ebrea comunista, cita come un altro elemento forte, di cui oggi non parlo, di frattura tra il movimento, diciamo, democratico, comunista e la comunità ebraica, che è il 1982, quando, con un'anticipazione che ora ha dell'orribile e non certo solo del macabro, a una manifestazione fu depositata davanti alla sinagoga una bara vuota. Pochi mesi dopo un attentato uccise un bambino in quello stesso luogo. Lei cita quell'episodio drammatico ma confuso, chi depositò quella bara, come si trovò lì, ma sorvola assolutamente su quel momento molto più importante, proprio per la riproposizione e il riposizionamento dei militanti, che fu il 1967. Che scompare in quella autobiografia, nonostante Gerardo Chiaromonte fosse all'epoca uno dei dirigenti del partito. E questo è interessante perché è proprio un momento in cui anche il silenzio è significativo, credo, no? Ora, però, dicevo, si possono trovare due momenti, e qui chiudo perché il primo, che è sicuramente
quello su cui anche si sofferma a lungo Di Nola, che è quello del terzomondismo, cioè di questo schierarsi a favore dei popoli pensati come oppressi, no? E quindi immediatamente riconoscere dentro la lotta anticoloniale il ruolo di colonizzatore a Israele e di colonizzati in primo luogo ai palestinesi, cui vengono affiancati i paesi arabi che stanno intorno e che sono stati i protagonisti del conflitto. Ora, insieme a questo però c'è un secondo elemento su cui avrei voluto spendere molte parole, non lo posso fare, mi limiterò dunque a citare una cosa che però in secondo me per certi versi emerge anche dall'intervento di Di Nola, perché Di Nola fa un paio di passaggi brevissimi ma importanti, dove dice: attenzione, si fa un passaggio tra israeliano, ebreo, capitalista. E dunque in quel capitalismo c'è l'ulteriore passaggio verso l'antiamericanismo, dunque l'ebraismo che diventa in qualche modo la sineddoche dell'imperialismo americano. Quello che non dice Di Nola, su cui avrei dovuto spendere più parole, ma lo farò poi nel paper, è che tutto questo invece riprende un qualcosa che vorrei definire carsica, ma proprio per come sono i fiumi carsici, che sotterranei ma ogni tanto emergono e quando emergono sono prorompenti e distruttivi. C'è quella corrente, sì minoritaria, ma su cui ad esempio Gadi Luzzatto Voghera è stato molto esplicito nel suo testo, forse più degli altri, no? Ma mai, con cui mai forse si sono fatti veramente i conti fino alla fine, che è quell'antisemitismo che parte da Jean Jaurès, da certo radicalismo francese, no? Dall'affare Dreyfus, e così via, che attraversa la sinistra, no? Sull'affare Dreyfus all'inizio la sinistra era ambigua, perché comunque, cito, un giudeo è un traditore. È ovvio che se qualcuno ha tradito l'esercito, questo lo leggevamo sui giornali italiani, non può che essere un giudeo. Da questa alla immagine molto più antica, c'è un libro recente di Trivellato, molto bello, Ebrei e capitalismo, su cui forse certe riflessioni si sarebbero potute fare, dell'ebreo come in qualche modo ricco, finanziere, usuraio, un minuto ma ho finito, usuraio e tutto questo, ma, e questo è interessante perché qui c'è una riflessione nel penultimo capitolo di Trivellato molto molto bella, anche su come sono state interpretate certe cose da Marx e Weber, come in qualche modo il punto di nascita del capitalismo, attraverso le lettere di cambio e così via, che è una grande leggenda che vuole che le lettere di cambio siano state false, ovviamente che siano state inventate dagli ebrei. Ma quello che è interessante è come su tutto questo si costruisce una narrativa di sinistra che trova nell'ebreo la personificazione del male del capitalismo. E contro questa cosa, che oltre ad essere un falso storico e un falso sociologico, se uno va a guardare la composizione, qui veramente ho finito, la composizione sociale del mondo ebraico, sicuramente a est dove erano tutti sottoproletari, erano poveri, ma anche qui ad ovest, nell'Europa nostra, latina, diciamo, che è molto più composita e complessa, in questo secondo me noi possiamo trovare un non detto e un non discusso e un non confronto con una radice che se non togliamo rischia di continuare a produrre delle piaghe estremamente purulente. Avrei dovuto dire più su quest'ultima parte, però vorrei stare nei tempi. Grazie. Bene, grazie Pino. Penso che abbiamo il tempo per fare un dibattito, per sollecitare le domande. Io vorrei solo riprendere il filo di questa sessione, no? Per fare un punto sul rapporto tra storia e antropologia per quanto riguarda questa scelta, no? Di storicizzare il PC nella storia del Novecento, ma al tempo stesso all'interno della complessità delle scene locali. Cioè il contributo che dà l'etnografia in un certo senso è proprio
entrare dentro a quei passaggi che abbiamo visto in vario modo ricostruiti anche analiticamente, no? Di incertezza, di congiuntura, di complessità, articolazione interna, direi, che è sempre un problema, direi, proprio quando si parla di identità. È stato prima rievocato, no? Questo senso di appartenenza, anche questa storia lunga, ma che quando si cerca in un certo senso di analizzare dal punto di vista delle scienze sociali, no? di un approccio storico, pone, no? dei problemi, proprio perché rischia di bloccare quelli che sono dei processi di trasformazione, direi, estremamente complessi, che coinvolgono sempre la dimensione collettiva e la dimensione soggettiva più intima. Questo vorrei dirlo perché mi sembra che la linea di continuità con le storie che abbiamo sentito raccontare, sia di militanti, sia di intellettuali, ieri abbiamo raccontato storie di antropologi che hanno fatto, per così dire, la scelta, no? l'opzione comunista, e hanno, per così dire, lavorato, no? su queste dimensioni, con quelle componenti, direi, che uniscono pensiero e dimensione emotiva, o in alcuni casi sulla scena locale, quello che ricordava Dino Palumbo, una questione, diciamo, di muovere dei rapporti di forza, che significa, per così dire, entrare in zone anche non sempre, come dire, facilmente valicabili, no? che sono, per così dire, complesse nel gioco politico locale. A me veniva in mente, per esempio, che forse rispetto a quello che diceva Pino, no? questa dimensione della cultura ebraica, che è forse un altro antropologo che pure ha studiato, no? alcune esperienze in Toscana, che è un antropologo inglese, Ronald Frankenberg, ha quelle stesse caratteristiche che ieri Cristina ricordava di Tullio Seppilli, cioè un antropologo che dichiaratamente ha fatto la scelta comunista di matrice ebraica, ha riflettuto molto su questo, e naturalmente un antropologo che ha fatto ricerca sul campo. E Frankenberg, per certi versi, secondo me è un punto di riferimento per toccare uno degli elementi che vorrei consegnare, diciamo, al dibattito, diciamo, a degli antropologi che hanno parlato ora. Cioè, prima si è parlato sostanzialmente quasi dell'opzione, anche sul suggerimento di Chris Shore, no? di, tra, come dire, ricostruzione della complessità del gioco segmentario delle etnie, no, etnico, oppure il processo di costruzione degli habitus e il gioco dei capitali sociali di Bourdieu, no? Beh, io credo che l'idea di egemonia come, diremmo, habit forming, no? cioè sostanzialmente come processo di costruzione del sé all'interno di processi di mutamento culturale profondo e soprattutto con scelte anche di indirizzo politico ben preciso quando parliamo di un partito, beh, questo sulla linea gramsciana sia fondamentale per chi fa etnografia. In un certo senso il gioco politico locale non può essere, per così dire, bypassato per costruire delle sintesi dall'alto, ma si tratta sostanzialmente di attraversare, no? soggettivamente le contraddizioni che si aprono. A me veniva in mente appunto l'esperienza di Ronald Frankenberg, che ha scritto anche ironicamente su questa sua posizione, no? diciamo, di confine, che essendo effettivamente un militante comunista, il suo dottorato di ricerca, che poi ha significato la sua apertura, no, al terreno, ha significato andare nelle Indie occidentali con un finanziamento regolare, diciamo, del governo britannico, e essere rispedito a casa praticamente nell'arco di poche ore dopo un party di benvenuto, semplicemente perché in quanto militante comunista non era, diciamo, e forse il rapporto, no, con militanti del contesto locale non era, diciamo, benvenuto. Rientrato a casa, potremmo dire, si è trovato in una condizione di essere privo di finanziamento per la ricerca, e in questo senso direi che è una congiuntura interessante, perché Ronald Frankenberg è considerato uno degli antropologi che ha fatto tra i primi ricerca ETHOM, perché è stato spedito dal suo maestro Max Gluckman in Galles per studiare, diciamo, una situazione complessa in, diciamo, un villaggio di minatori gallesi sul confine, no? con l'Inghilterra, soprattutto perché lì comunque si parlava un'altra lingua che non era proprio l'inglese, no? quindi quella classica cosa che si farebbe, no? per una scelta, diciamo, antropologica. Cosa intendo dire? Che in effetti queste contraddizioni, ieri abbiamo sentito appunto quali sono state le traiettorie, no, di Tullio Seppilli, sono effettivamente dei punti fondamentali, credo, per riflettere sulla coimplicazione degli antropologi sul campo quando studiano questi processi di trasformazione, anche perché credo che
potrebbero evidenziare degli aspetti importanti che sono esattamente le sfasature o, se vogliamo, anche le, come dire, le differenze interne. Parlo per esempio di una cosa che c'è stata, credo emerge in un paper di ieri, cioè in un certo senso per esempio nella famiglia Mezzadrile si aderisce, no, al progetto del partito, mentre sostanzialmente tutti, una gran parte sta cambiando, potremmo dire, la propria base, no, di, no, di condizioni di esistenza, sta praticamente sognando, forse sta andando in città, i più giovani si sono, no, entrati in fabbrica. Questi elementi io direi che sono forse una di quelle possibilità di riflettere su proprio diremmo, no, l'etnografia all'interno di questi che sono delle dinamiche, no, complesse in cui sono in gioco proprio direi, no, i processi, no, di egemonia. E questo in effetti io poi mi piacerebbe, diciamo, che venisse fuori, non so, magari con esempi concreti da parte, no, di chi ha fatto ricerca sul campo. L'altra cosa forse interessante, credo che tutti sono stati tutti etnografie non solo ex post ma che partono dalla fine, no? Cioè proprio siamo oltre o sulla fine, forse è queste possibilità di ricostruire in modo comparativo queste, no, fasi fondamentali in diversi contesti locali, penso che sia davvero un contributo fondamentale, no, alla storia del PC nel Novecento. Io lascerei naturalmente con questo, diciamo, invito a parlare su di questo punto chi vuole, degli antropologi, e poi naturalmente lascio la parola a Fanelli e Pino, no? Forse per coordinare il dibattito dell'intera giornata. Ma io credo che dovremmo, secondo me, lasciare la parola a... Ah, per le conclusioni? Io mi scuso. È finita. Secondo il calendario del... Se vogliamo, sì, possiamo proseguire dopo e fare conclusione. Abbiamo iniziato mezz'ora dopo, solo per quello, che pensavo ci fosse ancora un margine per parlare. Sì, perché abbiamo comunque iniziato mezz'ora dopo. Bellissima raccolta di qualche commento e poi lasciare le parole alle conclusioni. Sì. Sono le 12.35, no? Sono, sì, quindi ci siamo. Beh, no, adesso significa aprire un dibattito, una discussione enorme. Allora, io questa domanda la volevo fare intanto a Dino Palumbo. Ti posso fare solo un esempio? Sì, dopodiché magari così iniziamo. E quindi poi tu mi puoi rispondere a entrambe, perché così guadagniamo tempo e il Presidente può parlare. Perché io volevo chiedere molto rapidamente se per caso non hai riflettuto sul 94 che viene dopo il 93, e cioè che è il 94, che è il primo anno che tu hai detto, sta scritto, non so, il primo anno che hai detto che fai etnografia, il 94, poi mi metto... E viene dopo il 93, cioè dopo Mani Pulite, perché anche nel luogo dove abitavo io allora, che è Somma Vesuviana in provincia di Napoli, ci sono state delle giunte per poco tempo rapidamente cambiate e votate al cambiamento. Allora, l'aneddoto che volevo dire, che va nella direzione di Frankenberg, è questo. Un paio di anni fa eravamo a New York per un seminario su comparativo tra mafia italiana e mafia messicana, e a un certo punto dopo cena andiamo a casa di Jane e Peter Schneider, che sono i due antropologi che hanno studiato, e loro raccontavano questo. Loro sono degli allievi di Wolf, che è uno dei comunisti dell'antropologia americana e mondiale, e loro dicono: noi veniamo in Italia mandati da Wolf perché lui dice andate in Italia, studiate la Sicilia e dite qualcosa, e noi ci consideravamo comunisti. Quando siamo venuti in Italia, gli antropologi italiani dicevano: voi brutti rappresentanti del capitalismo americano. Quindi ci sono queste sfasature tra storie disciplinarie e storie politiche che sarebbero, cioè, come dire, la declinazione accademica è dal basso degli effetti dell'internazionalismo che sono
divertenti talvolta. No, per Gianni, certo che c'entra Mani Pulite, tutta la classe politica locale e provinciale e in parte regionale tra il 93 e il 94 fa un passo indietro, non si espone, una parte significativa è indagata, quindi si apre un varco dentro il quale entra gente che non avrebbe mai amministrato 10 anni prima, e questo ha consentito a me di entrare in quei mondi complicati, perché loro avevano un livello di trasparenza, di apertura che 10 anni prima sarebbe stato, cioè se fosse arrivato solo 4 anni prima, anche per assonanze, no? Cioè il Giuseppe, che tu, il vice sindaco ortodosso comunista, siamo nati a 20, eravamo nati a 20 giorni di distanza, provenienza sociale identica, quindi c'è un'apertura che non è soltanto della contingenza politica, ma del fatto che in quella contingenza politica persone come me amministravano. Questo mi pare il dato. Ci sono domande, quindi non facciamo girare un microfono, non lo so. Voi potete venire qui chi vuole. Perfetto, allora lascio le conclusioni. Non è un gran ufficiale, Presidente. Come diceva Radio Onda Rossa, questa notizia si commenta da sé. C'è un attimo. Ma premetto ciò che è ovvio, cioè che non sono né uno studioso di etnologia né un antropologo, e oltretutto ho assistito a una discussione molto interessante che si è aperta con una riflessione sul libro di Pons, che è un libro di storia tutto tondo, diciamo. Fra l'altro, secondo me, è una delle cose più belle che sono uscite in questo anno dell'anniversario del PC, anche per il punto di vista dal quale anche noi come rivista Italiani Europei abbiamo dedicato al libro di Pons una riflessione a più voci che pubblicheremo nel prossimo numero, chiamando storici di diverse scuole, diciamo, a ragionare sul PC. In quel caso, in particolare, nel nesso che è stato così importante nella storia del PC, ma direi anche proprio nella cultura dei militanti comunisti, tra dimensione internazionale e dimensione nazionale. Però io penso che, insomma, io dirò le conclusioni, è un'espressione inappropriata, diciamo, dirò alcune opinioni, diciamo. A partire da un interrogativo che mi sembra si ponga anche alla luce così delle riflessioni, ma anche delle analisi sul campo di cui abbiamo sentito qui il report, interessanti, molto vive, diciamo, su che cosa è stato il Partito Comunista Italiano. Ecco. Io cercherò di non farmi travolgere dall'aneddotica, diciamo, perché di molte di queste vicende, diciamo, sono stato testimone per tantissimo tempo e poi anche in una certa fase anche protagonista. Ma diciamo, l'immagine del PC oscilla tra due, nella letteratura, nella polemica politica, eccetera, oscilla tra due visioni opposte, no? Cioè, c'è tutta una tradizione della destra conservatrice italiana che ha dipinto il PC come un accampamento cosacco in terra italiana, no? Togliatti polemizzava contro questa definizione. Quindi un'etnia, ma nel senso proprio più chiuso del termine. Ecco. E dall'altra parte, sul versante completamente opposto,
userei la famosa frase con la quale Sartre definì il PC, dicendo: io ho capito adesso la differenza tra i comunisti francesi e i comunisti italiani. I comunisti francesi sono i rappresentanti dell'Unione Sovietica, il PC è il popolo italiano, un pezzo del popolo italiano, no? Che è tutto all'opposto dell'accampamento cosacco, diciamo. Questa mette in luce che poi questo è stato, secondo me, il punto più alto della genialità di Togliatti, cioè il partito di massa, una parte del popolo italiano che si organizza. E quindi io, per esempio, non, pur essendo evidente che questa parte del popolo italiano che si organizza, si diciamo, produce un modo di pensare, una visione della società, una visione dei rapporti tra l'Italia e il resto del mondo, un'idea di futuro che è comune, cioè un insieme di idee e anche di pratiche, di comportamenti, eccetera, che lo caratterizzano fortemente. Tuttavia, siccome questo essere e voler essere una parte del popolo italiano, anche proprio attraverso un'azione costante tesa a contrastare gli elementi di anomalia, cioè, per fare un esempio biografico, dato che siamo in un contesto di studi antropologici, quando io divento consigliere comunale a Pisa, città di piccola borghesia, diciamo, e non particolarmente di sinistra, diciamo, la provincia era rossa, ma la città era amministrata dai democristiani, e il segretario della federazione mi chiama per dire: tu convivi con una ragazza, io avevo 21 anni, ecco, non ne avevo quando diventai consigliere comunale, e convivevo con una ragazza che ne aveva 18, e vi dovete sposare. Vi dovete sposare perché tu ora sei capogruppo del Partito Comunista, al Consiglio Comunale, e questa città non capirebbe il fatto che tu convivi con una ragazza e non siete sposati. Quindi, diciamo, noi ci dovemmo uniformare a un sentimento comune della gente, cui il Partito Comunista non poteva entrare in urto con questo sentimento, oltre un certo limite, diciamo. Beh, finché eri soltanto, io sono diventato funzionario del PC a 19 anni, a metà tempo, diciamo, con un contratto a metà tempo, studente da scuola normale e funzionario del partito a metà tempo. Però finché ero soltanto un funzionario del partito, va bene, ma nel momento in cui divento un uomo pubblico, il partito dispone che per uniformarsi al senso comune di una città, di piccola borghesia, eccetera, era opportuno che io, diciamo, regolarizzassi la mia relazione sentimentale. Quindi, questo lo dico perché, appunto, questo voler essere una parte del popolo italiano e non un mondo a sé stante, è sempre stata una scelta politica del Partito Comunista, che è stata perseguita con rigore. Quindi io preferisco, diciamo, come chiave di ricerca, diciamo un filone Gramsci-Bourdieu, ecco. Parlerei di un habitus, questo certamente sì, che quindi di una serie di comportamenti, di relazioni, di un modo di pensare che aveva alle spalle una forte impronta culturale, una visione del mondo, insomma, e quindi una forte impronta egemonica. E
insomma, la caratteristica fondamentale di questa, di questa forza organizzata, diciamo, e secondo me il suo ruolo, diciamo, veramente straordinario nel processo di formazione della democrazia italiana e di costruzione di un paese moderno, diciamo, che aveva alle spalle quella storia, e cioè la storia di una recente storia unitaria e poi sostanzialmente lo Stato liberale e il fascismo, che l'Italia non aveva. La costruzione dello Stato democratico è stata opera dei partiti, fondamentalmente. E in questo processo di costruzione dello Stato democratico, in questa opera di nazionalizzazione delle masse, diciamo, che in Italia si è compiuta nella seconda metà del Novecento, quindi tardi. Poi dirò una cosa che deve essere detta per capire anche l'esperienza del PC. Il PC ha avuto un ruolo fondamentale di emancipazione del popolo e di costruzione di un rapporto organico fra popolo e intellettuale, cioè tra intellettuali e semplici, per usare un'espressione gramsciana, che ha avuto un ruolo importantissimo nella diffusione della cultura, ma non della cultura nel senso del marxismo-leninismo, sì, anche, a scuola di partito si insegnava anche il marxismo-leninismo, agli operai, ai contadini, eccetera, ma si insegnava l'italiano, la storia, la geografia, cioè si formava classe dirigente, a partire dal popolo, diciamo. In questo non c'è il minimo dubbio che i grandi partiti del secondo Novecento italiano sono tributari dell'esperienza del regime di massa costruito dal fascismo. Il fascismo è stato un grande fattore di modernizzazione del paese. Il primo grande processo di inglobamento delle masse nello Stato attraverso forme organizzate, di pedagogia, di idee, è stato il fascismo. E non è un caso che Togliatti abbia studiato così profondamente il fascismo da questo punto di vista, cioè il fascismo come regime di massa, diciamo, perché l'idea del partito nuovo è anche figlia di questa riflessione sul fascismo italiano, no? Che comincia con le famose lezioni sull'avversario, diciamo, lezioni sul fascismo, che sono, secondo me, un testo molto importante della genesi della cultura del comunismo italiano, in cui proprio l'attenzione di Togliatti è verso questa capacità, attraverso le organizzazioni di massa, attraverso le associazioni degli studenti universitari, delle donne, eccetera, del fascismo, di coinvolgere le masse popolari e di costruire un rapporto di consenso organizzato. Quindi un regime autoritario, certo, ma basato sul consenso, è basato su un consenso organizzato. Io credo che nella costruzione del Partito Nuovo, ripeto, la riflessione sull'esperienza del regime fascista e del suo sistema di consenso e di rapporto con il paese abbia avuto un ruolo non secondario. Ora, in questo in questa comunità del Partito Comunista, forse un tema su cui vale la pena di riflettere è stata la complessità del rapporto tra le generazioni e il fatto che il PC ha saputo far convivere diversi modi, diciamo, di essere comunisti, diverse generazioni, diversi modi di essere comunisti. Naturalmente è un'operazione che ha avuto anche una notevole, ha avuto anche un certo margine di ambiguità, ma è stata una delle ragioni del successo del Partito Comunista Italiano.
Per esempio, sarebbe molto interessante approfondire una riflessione, un'analisi sul modo in cui la generazione del 68, diciamo, il 68 francese, il Partito Comunista francese è totalmente impermeabile al 68, è ostile. Il 68 francese sfocia nel Partito Socialista di Mitterrand, larghissimamente, o nell'estremismo o nel Partito Socialista di Mitterrand. Il 68 italiano diventa la leva della crescita del PC nella metà degli anni 70, larghissimamente confluisce, è la spinta che a partire dai ceti urbani, eccetera, porta il PC al governo nel 75 di tutte le grandi città italiane, della premessa del 76, eccetera. Perché? Dove sta? Diciamo, io credo che qui certamente hanno giocato degli elementi culturali, su questo non c'è dubbio, cioè il PC godeva di un patrimonio, ha goduto della intelligenza politica di Togliatti e poi di un giacimento di diamanti che ha utilizzato via via con sapienza, secondo me, e che era Gramsci. Cioè uno dei più grandi pensatori moderni. L'intellettuale italiano oggi ancora più tradotto e studiato nel mondo. Uno che in realtà, diciamo, andava molto oltre, è andato molto oltre nella sua riflessione, i confini dell'esperienza storica del PC. Questo Togliatti a un certo punto lo dice. Togliatti, scrivendo il nostro debito con Gramsci, lui dice: noi abbiamo utilizzato di Gramsci ciò che era utile per lo sviluppo della nostra politica, ma io vi dico, in Gramsci c'è molto di più. Quindi lui stesso è consapevole. Partito Comunista. Cioè in quel momento avviene un parliamo delle elite intellettuali, non parliamo del popolo, del sottoproletariato, figli della borghesia in modo largamente prevalente, diciamo. Fra l'altro i cattolici organizzavano proprio, facevano la preparazione per gli esami alla scuola normale. Quindi gran parte erano dell'intesa universitaria e la sinistra era potere operaio, proprio il PC non c'era, era fuori legge praticamente, ecco. Ma invece nel giro di pochissimi anni, a partire dal 68 in poi,
la gran parte di quella generazione si sposta verso il PC. Beh, dei segreti, diciamo, fu il fatto che quel partito, pur avendo un fastidio evidente, culturale, verso gli elementi di novità, di frattura, verso la cultura anti-autoritaria del 68, tuttavia, proprio per come era fatto quel partito, e ripeto, lì c'è qualcosa di geniale, quel partito era spugnoso, cioè assorbiva i fenomeni sociali. Aveva, come dire, una capacità di vicinanza fisica. E, cioè noi, io poi nel 68 chiaramente il rapporto col partito si complica, diciamo, cioè il rapporto originario, nato in una famiglia di comunisti, mio padre commissario politico della 28esima brigata, eccetera, quindi i pionieri, la FIGC, eccetera, poi l'università, il 68, c'è un momento di crisi di questo rapporto, e poi dopo questo rapporto si ricostruisce, perché, ripeto, un momento, l'ho rievocato per un libro che deve uscire, come ho fatto una testimonianza, un momento significativo di questa vicenda è alla fine del 68 un gruppo piuttosto folto di studenti assalta la Bussola, iniziativa chiaramente folle, no, lo dico in senso autocritico, io ero lì naturalmente, e questo assalto alla Bussola si conclude in modo drammatico, un giovane viene colpito, qualcuno spara, anche i carabinieri, ma forse non solo i carabinieri, un giovane viene colpito, tutta la vita è rimasto paralizzato, 60 persone vengono rastrellate nel corso della notte, bastonate, eccetera. Ci fu poi un grande processo, con condanne anche molto pesanti, eccetera. Il 2 gennaio Giancarlo Pajetta arriva a Pisa. Il PC fa due cose insieme, anzi tre. Primo, esprime una critica di queste forme di lotta anarcoidi che sono al di fuori della tradizione del movimento operaio, cosa che poi Longo dirà nel rapporto al congresso. Secondo, contemporaneamente, si prende carico di Soriano Ceccanti, anche perché figlio di un compagno, lo fa curare, lo manda nei paesi socialisti, si prende carico in toto. Terzo, crea il collegio di difesa degli anarchici, di questi pazzi che erano stati presi, catturati, doveva aprire un processo. Cioè contemporaneamente fa tutte e tre queste cose. Come dire, avete sbagliato, ma siete figli nostri. E questo era, diciamo, il modo di essere di quel partito. Cioè la capacità di assorbire anche fenomeni che, diciamo... Il suo carattere non ideologico, cioè era un partito che aveva una forte visione, ma una capacità di assorbire fenomeni anche estranei e poi di digerirli sulla base di un approccio pedagogico che è stato, secondo me, una chiave formidabile del rapporto tra il PC e la società italiana. E cioè, in fondo... Insomma, nulla di ciò che avviene nella realtà mia è estraneo. Io devo sapere, come dire, metabolizzare questi fenomeni, devo assorbirli, devo... E questo naturalmente portava a convivere dentro la realtà di questo partito delle figure di militanti molto diverse l'una dalle altre.
Cioè io mi potevo trovare, diciamo, io in fondo, diciamo, essendomi trovato a Praga nell'estate del 68, essendo sceso in piazza a disegnare le svastiche col gessetto sul retro dei carri armati sovietici, se il PC avesse detto che era d'accordo con l'invasione non sarei stato nel PC, no? Però quello era un partito nel quale ci potevo stare io, e poi al Comitato Centrale mi sedevo vicino a Roasio, che mi aveva visto quando io ero bambino, quindi aveva affetto verso di me. Roasio era un signore che a 14 anni aveva sparato, uccidendolo, al padrone della sua fabbrica e si era fuggito, diciamo, aveva vissuto lo stalinismo, eccetera, e ogni tanto si guardava intorno nel Comitato Centrale del partito e diceva: questi sono una banda di traditori. Ecco, cioè, e noi potevamo stare seduti lì, uguale, anzi lui aveva anche simpatia nei miei riguardi, cioè pure ritenendo, perché e questo è stata la complessità e anche l'ambiguità del comunismo italiano, di avere fatto convivere generazioni diverse, di avere anche gestito il rapporto tra queste diverse generazioni in cui, diciamo, sì, è vero, di tenere insieme il mito sovietico e quella cultura democratica antifascista che aveva attirato verso il Partito Comunista tutta una generazione di intellettuali liberali, no? È stato questa grande apertura, diciamo, fino a personalità simboliche di quella. Cioè, i figli di Amendola e di Giolitti, diciamo, ecco, diventano comunisti non per adesione al mito sovietico, diventano comunisti perché il Partito Comunista è il partito dell'antifascismo e quindi della lotta per la democrazia, la libertà, eccetera. E tutto questo sta insieme in una realtà di cui però, a mio giudizio, sarebbe sbagliato non vedere tutta la complessità e anche gli elementi di contraddizione. In alcuni momenti queste contraddizioni esplodono in modo lacerante, perché per quella generazione che è diventata comunista nel nome della lotta per la libertà, è chiaro che il 56 è uno shock drammatico e una parte se ne va. È chiaro che in alcuni momenti questa complessità del PC, che fu una costruzione molto intelligente, entra in un conflitto interno lacerante. Lo dico perché anche questo habitus, questa cultura del comunismo italiano non può essere raffigurata in modo idilliaco, perché c'erano dentro tanti ingredienti e a volte questi elementi entrano in un conflitto. In un conflitto non sostenibile, in una contraddizione abbastanza drammatica, e ognuno è messo di fronte a scelte molto complesse, no? Ogni generazione, diciamo, noi non abbiamo vissuto il dramma del 56, però non c'è dubbio che abbiamo vissuto nel piccolo, diciamo, la vicenda del manifesto, eccetera, e anche lì ci sono state scelte di vita, no? Credo che Mussi ha raccontato che noi due discutemmo drammaticamente e alla fine concludemmo questa discussione drammatica sul da farsi dicendo extra ecclesiam nulla salus, e decidemmo di rimanere nel partito, ma non fu una scelta scontata. Lo dico perché questi passaggi, queste lacerazioni, il primo... È vero che, diciamo, il conflitto finale ebbe quella portata così, diciamo, esistenziale. D'altro canto Nanni Moretti l'ha raccontata forse meglio di tutti, diciamo, nel suo famoso docufilm, diciamo, sulla cosa. Però non era il primo conflitto di natura identitaria, esistenziale, che ha attraversato. Certo, quello ha avuto una dimensione totale, diciamo, però non era il primo conflitto. In realtà, diciamo, le diverse generazioni, il diverso modo di, diciamo, questo,
questa contraddizione tra diciamo gli elementi libertari, democratici della tradizione del PC e gli elementi autoritari, eccetera, è una contraddizione che vive nel corso di tutta l'esperienza del Partito Comunista Italiano e che in alcuni momenti si manifesta in modo più drammatico, in altri, e fa sì che quella comunità del PC, quelle sezioni, eccetera, erano attraversate da conflitti, cioè non era... Cioè non era una convivenza idilliaca, insomma. Quando io andai nella sezione di San Giovanni Rotondoli a spiegare che si era esaurita la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, insomma, non ero sicuro di uscirne vivo, diciamo le cose come stanno. Cioè, erano discussioni drammatiche, però era anche, tu vedevi, il popolo partecipava a queste discussioni, ancorché io fossi il compagno, diciamo, che veniva dal comitato regionale del partito, dell'autorità del partito, il primo oratore che si alzò in questa specie di grotta, dove si questo locale storico, un vecchio bracciante pugliese con la mantella, e fece un discorso, fece una controrelazione, diciamo, e cominciò così: 20 milioni di morti, silenzio glaciale, una serie di altre distruzioni, morti, feriti, mutilati, eccetera. Questo ha pagato l'Unione Sovietica per la nostra libertà, e ora questi, che ero io lì alla presidenza, li vogliono scomunicare. E lì scoppiò un boato, diciamo. Cioè, lo dico per... alleggerisco con qualche racconto, diciamo, ma per dire quanto è stata questa identità comunista italiana va compresa nella sua evoluzione storica, e bisogna saper vedere gli elementi di contraddizione. Ed è anche alla luce di questo, dico, per riprendere un tema del dibattito di stamane, diciamo, qualcosa che diceva Gentiloni sull'ultimo Berlinguer, diciamo, anch'io ho colto nel libro di Pons, diciamo, una rivalutazione, ma perché Pons vede l'ultimo Berlinguer, diciamo, Berlinguer dal punto di vista internazionale. Questo sono rimasto colpito anch'io, di quanto fosse grande il prestigio internazionale di Berlinguer e del PC. E veramente al di là di quello che noi potessimo immaginare, la carta quella carta dei diritti, della pace, della distensione, che fu fatto per rivolgersi, diciamo, al terzo mondo, beh, io mi sono trovato molti anni dopo, in un contesto del tutto diverso, diciamo, andando a visitare Baghdad poco dopo che c'erano entrati gli americani, scortato dai Peshmerga, il comandante dei Peshmerga che ci scortava mi disse a un certo punto: voi non ve lo immaginate, ma noi che facevamo la guerriglia contro Saddam Hussein leggevamo Berlinguer. Sapevamo chi era Berlinguer. Cioè, in realtà, paradossalmente, il PC, che era combattuto in Italia perché legato ai sovietici, era amato in diverse parti del mondo perché è autonomo dai sovietici. E uno dei temi veri, mentre non è mai esistito il comunismo occidentale, e l'eurocomunismo fu un'invenzione di Berlinguer, come dire, per vestire un po' la sua politica, il tema vero, che è stato poco studiato e che era la questione che preoccupava veramente i sovietici, era l'influenza del PC nel loro campo. Perché invece c'erano gli italianizzanti nei partiti comunisti al potere, c'erano, e Gorbaciov era chiaramente uno di questi.
Gorbaciov viene al funerale di Berlinguer, cioè quel tentativo di comunismo riformatore che poi fa naufragio, e fa naufragio secondo me anche per la miopia dell'Occidente, perché Gorbaciov fu lasciato solo, diciamo. Ma questo è un altro tema, diciamo. E quel comunismo riformatore guardava al PC. Ma ecco, detto questo, l'ultimo Berlinguer si trova di fronte a un problema enorme, che è forse anche rispetto alle considerazioni che ho sentito sul perché della sconfitta del PC, la tossicità del riferimento al comunismo, questo è vero, diciamo. E comunque il PC è un partito che ha concepito anche la sua identità di comunismo diverso, sempre in relazione ad un progetto, ad un disegno, ad un'utopia forse di riforma del comunismo, diciamo. Ecco. E quindi nel momento in cui questo progetto viene meno, è anche l'identità del comunismo italiano diverso che è colpita, parliamoci chiaro. Poi è stato messo l'accento, diciamo, sull'erosione delle basi sociali, ma io credo che questo valga fino a un certo punto. La ragione della sconfitta è il venire meno di un progetto politico, parliamoci chiaro. L'ultimo Berlinguer è un leader che non ha più una prospettiva politica e che in qualche modo deve guidare un ripiegamento identitario del suo partito, e si trova nella situazione in cui il riferimento identitario storico, cioè il mito sovietico, è crollato. E lui, e lì è la sua anche, se volete, genialità, lui lavora a costruire una nuova identità di sinistra, in un'epoca in cui il riferimento al mito sovietico non è più persuasivo, soprattutto per le nuove generazioni, e quindi la salvezza del pianeta, il rapporto tra uomo e tecnologia, la questione femminile. E in questo lui fa un'operazione culturale molto coraggiosa, diciamo moderna, che in qualche modo, diciamo, contiene delle cose utili anche per il dopo, cioè cerca di costruire una nuova, diciamo, identità di sinistra, una visione, una critica del capitalismo che non è più fondata sulla certificazione che c'è una società post-capitalista, l'Unione Sovietica. Cioè, il socialismo è possibile perché lì c'è qualcosa che gli somiglia, quello non è più proponibile soprattutto alle nuove generazioni, e quindi Berlinguer costruisce gli elementi di una critica del capitalismo post-sovietica, diciamo, che dà per scontato che la spinta propulsiva dell'ottobre è finita e quindi bisogna, come dire, introdurre nuovi propulsori. E qui fa un'operazione importante, diciamo, però è anche sotto la spinta della necessità del venire meno di un orizzonte politico, perché il suo orizzonte politico era l'accordo con i cattolici, parliamoci chiaro, era la politica del compromesso storico, e questa politica si esaurisce ed è sconfitta. La sconfitta del PC non è nell'89, è nel 78. La sconfitta del PC è con la fine della solidarietà nazionale, con la morte di Moro, la sconfitta del PC. Poi c'è una lunga gestione, diciamo, di un declino. Diciamo. Il declino comincia nel 79. Dopo viene gestito questo declino, ma la sconfitta politica era avvenuta molto prima. E già l'ultimo Berlinguer è un leader sconfitto. Certo, con la capacità di, come dire, di lanciare un ponte verso il futuro, ma è un leader sconfitto, se no non si capisce che cosa è successo, diciamo. Noi semplicemente abbiamo preso atto, e lo abbiamo fatto direi anche con un certo ritardo, diciamo, tutto sommato. Ma detto questo,
Io penso conclusivamente, diciamo, che nella, forse anche perché appunto essendo arrivati tardi, poi dopo quel processo è stato da una parte era inevitabile, dall'altra parte è stato gestito nel modo in cui è stato possibile gestirlo, io credo che nel passaggio, che ripeto era necessario, e semmai ci si deve rimproverare noi e un po' anche i nostri predecessori, diciamo, di non avere avuto il coraggio di muovere prima nella direzione del cambiamento, forse ci si poteva arrivare in modo più ordinato. Questo era, io ripeto, quello che accadde nel finale dell'Unione Sovietica. Io ho partecipato un paio di settimane fa a un convegno ad Urbino molto interessante sull'unificazione tedesca, Università di Urbino e Fondazione Adenauer, è molto interessante perché a parte gli storici eccetera, ma c'era una, erano presenti alcuni in collegamento ma la gran parte proprio presenti i consiglieri diplomatici, non solo di Andreotti di cui si parlava anche di questo e di Kohl, ma anche della Thatcher, di Mitterrand, di Gorbaciov e in collegamento di Bush padre. E quindi è stato possibile ricostruire proprio, come dire, quel passaggio. E l'ostilità di tutti i leader europei, più di tutti la Thatcher, alla unificazione tedesca, proprio il timore del pangermanesimo, l'appoggio che ebbe Kohl da Gorbaciov e dagli americani. I due che appoggiarono Kohl, perché tutti i leader europei vedevano con preoccupazione e ostilità la prospettiva dell'unificazione tedesca, e anche, come dire, però l'amarezza di Gorbaciov, che in quel momento si rivolge all'Occidente e nessuno, e anzi passa la decisione di non aiutare. E secondo me, io penso che la paghiamo ancora oggi quella decisione. Quello che è successo dopo, e cioè lo sfacelo dell'Unione Sovietica, la crisi drammatica della Russia, pensate che la Russia negli anni di Yeltsin si abbassa di 5 anni l'aspettativa di vita, cioè un paese che vive una crisi spaventosa. Il punto di arrivo di tutto questo è il nazionalismo assertivo di Putin. Ce lo siamo voluti come Occidente. Chiusa questa parentesi che non c'entra, diciamo. Ecco, io penso che nel passaggio noi, quello che noi non abbiamo fatto, come dirigenti di quel partito, che hanno governato la svolta, perché in quell'anno, diciamo, tra un congresso e l'altro, che fu un anno terribile, diciamo, che fu un errore, io ero il coordinatore della segreteria, quindi lo ricordo bene, diciamo. E noi non abbiamo fatto l'operazione vera che doveva essere fatta, e cioè una riflessione profonda su ciò che era vivo e ciò che era morto, cioè di quello che bisognava liquidare e che forse doveva essere liquidato anche con maggiore nettezza autocritica, e di quello che si doveva conservare di quell'esperienza. E quindi noi, diciamo, abbiamo cambiato sotto l'onda di un nuovismo che ha finito per disperdere non soltanto, ripeto, ciò che doveva essere cambiato, ma anche valori che ci dovevamo chiedere come si potevano mantenere. Cioè il passaggio non ha avuto, come dire, lo spessore culturale che doveva avere. E
e questo ha generato poi dei problemi, cioè ha dato vita ad una sinistra che è andata nella direzione che era necessario del cambiamento, del ricongiungersi al socialismo europeo, perché non era vero, che era sbagliato quelli che dicevano la mozione 2, cioè che si poteva mettere sullo stesso piano il crollo del comunismo e le difficoltà della socialdemocrazia. In realtà non stava in piedi quel discorso, perché la socialdemocrazia era più che mai in quel momento protagonista della storia d'Europa. Quindi era chiaro che noi lì dovevamo andare, ma noi abbiamo subito un po' troppo, proprio per un certo disarmo culturale, l'egemonia di un pensiero antipolitico che ha travolto il paese e che ha messo radici anche nella sinistra e che ha prodotto guasti molto gravi. E questo è un punto serio di riflessione, anche per l'oggi e per il domani, fino ad approdare a quello che secondo me è l'approdo di questo processo, cioè il Partito Democratico, cioè un partito che nasce dal fatto che un partito non deve essere ideologico. E tutto questo nel momento in cui la destra guadagnava forza in tutta Europa, rilanciando alcuni dei principali fantasmi delle ideologie del Novecento che noi dichiaravamo morte: la nazione, il sovranismo, l'etnocentrismo, la religione, eccetera, e che invece nella crisi della globalizzazione avevano e hanno un consenso di massa. Cioè noi ci siamo trovati, a un certo punto veramente, forse perché evidentemente aveva delle ragioni questo negli anni 90, che un partito non ideologico, un partito programmatico, se voi ci pensate bene questa frase non ha senso, è una stupidaggine pura. Un partito aperto, senza militanti, senza dirigenti, dove i dirigenti sono scelti dalla società civile, cioè da quelli che passano per strada, cioè il disarmo totale, Ecco. Altro che etnia, qui veramente, e penso che questo è figlio della fragilità culturale di quel passaggio, cioè del fatto che noi alcuni elementi fondamentali dovevamo trovare il modo di rigenerarli in modo nuovo nel tempo in cui viviamo. Quindi non è inutile tornare a ragionare, sugli anni 90. D'altro canto si torna a riflettere anche sul passaggio di Mani Pulite, di cui dopo 20 anni si vedono non solo gli aspetti liberatori, ma anche gli aspetti distruttivi. Io non posso dimenticare, ma lo dico come pura testimonianza, l'analisi che fece di Mani Pulite Vadim Zagladin, che è stato uno dei protagonisti del nuovo corso gorbaciuviano e un dirigente del Partito Comunista dell'Unione Sovietica di altissimo livello. Per capire, chi era Zagladin, ancora un piccolo episodio. Io ero un ragazzo a Pisa, lui venne e, siccome ero un po' più acculturato, un gruppo dirigente di operai, di mezzadri, eccetera, ho l'incarico di accompagnare questo dirigente del Partito Comunista dell'Unione Sovietica a visitare i monumenti. E quindi al Camposanto Pisa, il Camposanto
bellissimo, ci sono le sinopie, e c'è la sinopia del Trionfo della Morte, un'opera meravigliosa, e io gli dico questa, celeberrima, non è mai stato accertato l'autore, che viene tramandato come il maestro del Trionfo della Morte. E quindi pensavo di essere una cavata, diciamo. Questo comunista sovietico si rivolge a me in francese e mi dice: veramente mi pare Longhi sostiene che potrebbe trattarsi del Buffalmacco di cui scrive Boccaccio. E lì mi sono reso conto che non erano tutti, diciamo, all'età della pietra questi. Ecco. Questo signore, molto più anziano, a cena con Gorbaciov, Raissa Gorbaciov, mia moglie, lui ed io, nel 95, mi dice: voi non vi siete resi conto che all'inizio degli anni 90, finita la Guerra Fredda, gli americani hanno liquidato la classe dirigente del vostro paese e voi avete festeggiato e non avete capito quello che è successo. Era un'analisi, era un punto di vista, diciamo, che però aveva, come dire, io credo che sia una visione semplificata dall'altra parte, però forse è un punto di vista del quale bisognerebbe tenere conto, diciamo, nella ricostruzione storica di quello che è successo negli ultimi 30 anni nel nostro paese. Grazie.